tanto attesa sentenza del giudice sportivo, dopo che lo stesso giudice sportivo aveva inviato il tutto al procuratore federale. Gli è ritornato sul tavolo il resoconto di Chinè e il giudice sportivo, a sorpresa, nel senso che oggi i maggiori quotidiani titolavano stangata in arrivo, mano pesante sul discorso acerbi Juan Jesus, ovviamente, invece il giudice, per mancanza di prova certa dell'insulto razzista, ha assolto completamente Francesco Acerbi. Ma stanno arrivando, e arrivano e arriveranno anche in diretta, tanto vi terremo compagnia fino a mezzanotte, quindi avremo modo di dirvele tutte le reazioni. Man mano è arrivata la reazione di Juan Jesus, è arrivato il duro comunicato del Napoli, naturalmente ci sono le motivazioni della sentenza e noi siamo qui a raccontarvi tutto quello che a tutti gli effetti passerà come un qualcosa di storico, una sentenza che farà storia e giurisprudenza. Allora, non sono da solo, ovviamente, saluto e ringrazio qui con me in studio Paolo Bergigia, benvenuto. Ciao, ciao Giovanna, buonasera a tutti. Non parleremo soltanto di questo, parleremo anche tanto di calciomercato. Sì, però questo è un tema su cui sono abbastanza sensibile, sì. E devo dirti che la settimana scorsa, in una discussione a distanza con il buon Brambati, ci eravamo un po' accalorati, però sostenevo una tesi che poi finalmente oggi si è verificata. Cioè, finalmente, non è che voglio aver ragione a prescindere, però è andata come non doveva andare, perché il signor Acerbi, purtroppo, per lui era già stato condannato da tutti, già stato etichettato come razzista prima degli approfondimenti, invece non è successo. Allora, ne parleremo, perché, ripeto, è sicuramente una decisione che ha diviso, no? Quindi c'è chi la pensa come Paolo e c'è chi grida allo scandalo e alla vergogna per questa decisione di non decidere del giudice sportivo. E allora continuo la rassegna del nostro super parterre, beh, insomma, voce, cuore e anima del Toro, sia da giocatore che da dirigente, Antonio Comi, benvenuto. Buonasera a tutti. E a proposito, in onore del Toro, poi vi spiegherò perché non è da solo Antonio Comi in ottima compagnia, ma continuo questo ping pong. Paolo Vinci, avvocato rossonero. Ciao, buonasera Giovanna, buonasera a tutti gli ospiti e a tutti gli spettatori. Mamma che parterre, a proposito di voce, cuore, anima del Toro, Giacomo Ferri, benvenuto. Ciao Giovanna, grazie. Stasera Giovanna con questi colori è più bella che mai. Li ho scelti apposta, ho sbirciato l'elenco ospite, ho detto no, c'è qualcosa di questo colore nell'armadio? C'è, se no lo vado a comprare, va bene? Oh, si può. Brava Giovi, oh. Brava. E allora con grandissimo piacere concludo il numero, la presentazione degli ospiti qui in studio, ma poi apro una finestra, e che finestra, Fabio Verga, benvenuto, ultimo ma non ultimo. Quindi, visto che hai guardato cosa avevi nell'armadio per Giacomo Ferri e Comi, non c'era, cioè, te ne sei fregata di meno, non hai messo niente di rosso blu. No, grazie, bravo. Beh, però sono in tono con la tua cravatta. Hai messo tu la cravatta, però. Siamo mesciati, commecciati, com'è che si dice? E non posso pensare a tutti, ho pensato alla maggioranza, qui nel paese vai ancora il principio democratico. È sempre di bianco-nero? Sì, il gilet è rigorosamente nero, la camicia bianca. E allora io sono molto contenta di dare il benvenuto a un grande giornalista, a un grande bianconero, ilbianconero.com, Marcello Chirico, ciao! Ciao Giovanna, però non è nero, non è nero. Ah, vedi? È una specie di violetto. Hai ragione. Non è nero. Sembra nero a voi, ma non è nero. Hai ragione. Io, guarda, avrei bisogno di tre paia di occhiali per beccare i colori, però insomma è vero, hai ragione, adesso l'ho guardato. No, meglio. Ma magari è la televisione che rende No, sono io. Non è nero, ecco. Comunque ragione, Giovanna, per darti manforte, sì? Visto sullo schermo sembrava nero anche a me. Vero? Ti do assolutamente ragione. No, ma mi rendo conto, lo vedo anche su Skype che sembra nero, ma non è nero, vi garantisco che non è nero. Non lo so, comunque già Marcello non è affidabile quando parla di calcio, adesso abbiamo scoperto che non è affidabile neanche quando parla di colori dei gilet. Ma vabbè. Beh, ma scusa, ma se ti sto dicendo che tu vedi nero, tu vedi sempre bianco-nero, ti sto dicendo non è nero. Ma l'ho visto anche lei nero, cioè il telespettatore a casa, di che colore è il gilet di Chirico? Realtà distorta, cioè, non che sia una domanda fondamentale per la serata, però a me sembra nero. Beh, allora diciamo che c'era sempre anche la solita impressione, sempre la solita impressione sbagliata che hai tu, sempre. C'era una presunzione di colpevolezza, ecco, no, per me così introduco il discorso, o di o invece non di colpevolezza, nel senso che se è una colpa vestirsi bianco-nero, anzi, voglio dire, hai visto la fede, insomma, che governa il tuo cuore, pensavamo fosse nero il gilet, invece è un violetto. No, ma non mi vesto di bianco-nero perché sono juventino, bravo, io uso anche il nero azzurro, certe volte, no? Guardate che roba,
Che roba incredibile, anche il rosso blu, cioè certe volte, anche il granata uso. Il granata ti sta male. Sei multicolor. No, no, non è vero, stai zitto, nell'azzurro, stai zitto, che te ne non frega niente. Comi come un vero cuore granata, non tu. Certo. Direi che abbiamo cominciato bene, non ho ancora parlato della sentenza, anche perché io vorrei, prima di farvi scatenare su chi è d'accordo, chi grida allo scandalo, chi come Paolo ricorda insomma quanto gridasse allo scandalo prima, no? E non adesso. Vorrei leggere insieme a voi le motivazioni del giudice sportivo, perché sa, poi, sapete, poi ci sono assoluzioni e assoluzioni, no? La soluzione perché c'è la prova del contrario, oppure una soluzione, come in questo caso, perché non c'è prova di colpevolezza. Allora andiamo a vedere proprio il virgolettato del giudice sportivo, il proferimento di alcune parole da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, il cui contenuto discriminatorio però risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, e quindi il giudice decide di non applicare le sanzioni previste all'articolo 28 nei confronti del calciatore Francesco Acerbi, quindi assoluzione piena. Però qui c'è un qualcosa che è in contrasto, cioè si riconosce il contenuto discriminatorio, ma è una discriminazione, Marcello, vengo da te, blanda, non a tal punto efficace da convincere, cioè qualcosa ha fatto e ha detto Acerbi, addirittura di contenuto, cioè quella frase ha un contenuto per sì, il giudice. Però un conto è dagli del razzista, è un conto. Sì, ma la domanda l'ha fatta a me, non a te. Ma io non dico che Acerbi, ma io non sto cambiando la domanda. Cioè, ho fatto una sottolineatura. Cioè, volevo solo chiedertelo. No, ho sottolineato. No, già hai fatto l'introduzione che nessuno ha fatto. Adesso ti dà la parola un altro e intervieni. Se sento dire ti pigli uno spazio e fai. Se sento dire stasera ancora da qualcuno che Acerbi è razzista, voglio dire, mi vengono i capelli in piedi. Ma non l'ho detto. No. Ho detto che il contenuto della sua frase al limite. A me non vengono più. Io non ho mai detto. Ma per me Giovanna, lui non è razzista. Lui non è assolutamente razzista. Lui è solo un superficialone, un po' ipocrita, per molto furbo, se l'è giocata alla maniera sua. Ed è riuscito a vincerla in questo, ma razzista assolutamente per me non lo è. Dico solo che però con questa sentenza, cioè, probabilmente il presidente Gravina non ci ha informati, a noi giornalisti, a tutti quanti, che in questa settimana lui ha riformato la giustizia sportiva senza dircelo, perché l'onere della prova finora non era mai stata richiesta dalla giustizia sportiva, che si fondava su altro. Dimmi tu, Vinci, se sbaglio, e tu che sei avvocato. Si fondava su altro. Adesso improvvisamente servere l'onere della prova per accusare qualcuno. Quindi ci si uniforma alla giustizia ordinaria, cosa che noi abbiamo sempre chiesto di fare alla giustizia sportiva, ma l'ha fatto in una settimana in totale silenzio e andandosene negli Stati Uniti. Beh, almeno però ce lo dica che l'ha fatto. Guarda, sentenza storica, dopo la, per questo la definivo così, dopo la... Ben ritrovati, allora Chirico dice, fino adesso c'è stata una differenza, no, nell'applicazione della giustizia quando l'ordinamento era ordinario oppure sportivo, da adesso sappiamo che insomma, si è omologata la giustizia sportiva nella rigidità con cui ha esaminato, no? Cioè non c'è la prova regina, non condanno Acerbi. Mentre per la giustizia sportiva poteva esserci anche il dubbio, no? Anche il ragionevole dubbio poteva far arrivare a una condanna. Sì, Giovanna, la prova era sempre regina e sovrana, però occorreva per condannare qualcuno raggiungere la prova, che poi la prova fosse rafforzata nel processo ordinario, cioè, e in quello sportivo fosse anche soltanto... Bastasse un indizio di media entità. Bastava semplicemente... Una presunzione, però doveva essere assoluta la presunzione in questo caso. E questa è la differenza sostanziale, ma in questo caso è stata chiarissima la sentenza. C'è stato un supplemento, c'è stata una valutazione, c'è stato uno sceverare il problema fino in fondo e decidere poi alla fine sul fatto che non c'era prova certa.
e si è ricorso a quella formula così impropria che non c'è più da oltre 30 anni nel diritto ordinario, quella della insufficienza di prove, che come sappiamo non c'è nel processo penale. Allora, qualcuno volevo sentire Giacomo Ferri, poi ritorniamo ovviamente a fare il giro con Bargigia, Chirico, poi volevo sentire Comi ovviamente, Verga. Giacomo. No, io abbiamo già discusso anche prima della sentenza, proprio in questi studi, io sono sempre della stessa avviso, che nel momento in cui una persona viene giudicata non colpevole, non c'è niente da fare, non possiamo noi, io personalmente, mettermi qua a dire allora ha sbagliato Juan Jesus, no, ha sbagliato Acerbi, è sbagliata la sentenza, il giudice ha cambiato le carte in regola, cioè possiamo dire quello che vogliamo, però alla fine poi dobbiamo accettare la sentenza che c'è stata. Io invece vorrei fare la domanda a Paolo. Paolo Vinci, sì. Se ci fosse stato un giocatore del Napoli che diceva io ho sentito, poteva essere ascoltato. Cosa succedeva? Doveva essere ascoltato, okay. Poteva essere ascoltato e a quel punto ci sarebbe stata la prova dell'affermazione. Se l'affermazione era negativa, se gli avesse detto, dato quel termine bruttissimo che non ripeto. Perciò un testimone poteva far cambiare. Però non c'era nessuno. No, e no, dalle... questo lo so, perché se la sentenza è stata... Un testimone poteva far cambiare tutto. Ok. Sono stati, ma in verità ha sentito, non ha sentito solo i due giocatori, ha sentito l'arbitro, ha sentito gli audio. L'arbitro non ha sentito nulla. No, il procuratore federale ha sentito l'arbitro. Sì, ma l'arbitro non l'ha sentito nulla. È ovvio, lo stiamo dicendo, non ha scritto, è chiaro che non ha sentito nulla. Nel referto dell'arbitro non c'era scritto niente. No, sarebbe stato condannato Acerbi. No, nel referto che deve lasciare l'arbitro, chiaramente non c'era scritto niente, è stato solo... Juan Jesus che gli ha riferito all'arbitro quello che lui aveva sentito. Ma quindi, scusate, divertiamoci nel senso buono del termine. Voi pensate che Juan Jesus abbia confuso ti faccio nero con quella roba lì che come Vinci non voglio ripetere o che si sia inventato tutto? Perché alla fine questa sentenza ci porta a queste due strade. Secondo me può avere confuso quella roba lì nel casino, nella transagonistica, eccetera. Quindi cioè, lui si scusa, Acerbi poi si scusa di avergli detto una roba che di solito in campo si dice... Insomma, sì, noi non sentiamo però, noi non sentiamo neanche cosa gli dice Acerbi. C'è una gestualità per cui si scusa. Comunque, cioè, voglio dire, siccome alla fine le sentenze le devi rispettare, ma anche leggere ed interpretare. Cioè, il problema è che qui non c'è un minimo di ragionevole certezza. Per esempio, tre stagioni fa, credo 2021, prese 10 giornate un giocatore del Pisa per gli insulti ad Obi, del Chievo, Marconi si chiamava. Però lì c'erano, nella sentenza, viene scritto che c'erano degli indizi di un minimo di ragionevole dubbio, che qui non c'è, che qui non viene scritto. Cioè il fatto che il giudice... Ma cosa può far venire ragionevole dubbio secondo te? Per esempio un altro giocatore che ti dice... Che dica, un altro giocatore, un labiale da interpretare che lì non c'è. È chiaro, se avesse sentito l'arbitro non sarebbe neanche stato un minimo parlando, di ragionevole dubbio. Certo. Cioè io dico questo, cioè la cosa brutta è che comunque per una persona, perché di questi tempi, se essere accusati di razzismo è un tema molto sensibile che fa male, no? Certo, a livello certo. Sociale. Poi un altro dei temi sensibili, non so se ti danno del pedofilo, dell'omofobo, eccetera. Quindi io non credo che siano stati tanto onesti, tanto buoni tutti quelli che hanno condannato Acerbi prima di aspettare la sentenza. Ma io so perché a livello di opinione pubblica viene fatto. Perché sicuramente ti lava la coscienza urlare al ladro su un tema così sensibile come il razzismo. Però secondo me bisogna aspettare e ragionarci. Poi secondo me un'altra cosa abbastanza assurda è il comunicato del Napoli, che allora dice, vuol dire che Juan Jesus è colpevole. No, non vuol dire che Juan Jesus è colpevole. Beh, però come ti ho detto io, perché questa sentenza ci può dire
anche che un bugiardo Juan Jesus, no? Sì, un bugiardo è un fesso. Ci può dire che ha capito male. Un fesso perché non ha fermato la partita e non è andato dall'arbitro a fermare la partita. Ci può dire che ha capito male. È un bugiardo. Non sono d'accordo assolutamente. No, ci può dire che ha capito male. Ma ci sta la rabbia del Napoli, dai. No, ha ragione Bargigia, è assolutamente fuori luogo. Non è un sillogismo se quello è assolto quell'altro è colpevole. Non è così. Come ci sta? Al bar ci sta. Bisogna leggere la sentenza. Nella sentenza, le parole virgolettate che hai mostrato prima del giudice sportivo, riportano che è probabile un malinteso o una malinterpretazione da parte di Juan Jesus, col che il giudice sportivo non sta dicendo, anzi, che Juan Jesus è un bugiardo che si è inventato tutto, sta dicendo è possibile che sia verosimile la versione di Acerbi che gli ha detto ti faccio nero e che lui abbia malinterpretato. Anche in questo caso non c'è una certezza. Il giudice si limita a dire è possibile che. Però che però non vuol dire dare del bugiardo a Juan Jesus. Significa dire un'altra cosa. Aspetta, ma non è tutto certo che ci sia un fraintendimento, perché dice che comunque le frasi ci sta che siano discriminatorie. Ti faccio nero. Che siano irriguardose, non discriminatorie. No, parla di... comunicato... discriminatorie, c'è scritto. Brevemente, scusa, lieve che magari... sono due, Giovanna. Non sei tutto discriminatorio. Sai perché quello che ho detto poco fa... Scusa un attimo per chiudere il discorso, Paolo e Fabio, è vero, perché occorre la certezza nel penale sempre, oltre ogni ragionevole dubbio, E in questo caso la sentenza non c'era, è stato molto grave che abbiano precostituito. Ma scusate, avete mai sentito qualcuno che hanno accusato che erano incerti? C'era l'incertezza, l'ho accusato uno. In questo caso andava sotto. Nel penale, da nessuna parte. No, ma nella giustizia sportiva... nella giustizia sportiva puoi condannare anche... condanni uno e dire forse Ferri ha detto... Ma sono i principi cardine della giustizia sportiva che puoi condannare uno in verità anche oltre ogni ragione. In questo caso hanno salvato anche... Giovanna, hanno salvato Juan Jesus anche nel momento in cui hanno dato la sentenza dubitosa, hanno detto effettivamente dubitiamo. Sì, ma sto ragionevole dubbio nella giustizia sportiva non c'è. Come non c'è? Questo è uno dei temi che si è letto in questi giorni. Io ho letto delle robe oltre il livello dello stravagante e del surreale, passate per verità assoluta. Mi è capitato di leggere due giorni fa sul principale quotidiano nazionale un articolo di un avvocato autoproclamato esperto di diritto sportivo che diceva testualmente nell'intervista che nel procedimento sportivo l'onere della prova è ribaltato e tocca all'accusato provare la propria innocenza. Questo no. Ma stiamo scherzando? Allora, questo no. Quando mai esiste una Guarda Giovanna, io posso dire una cosa. Nel diritto sportivo non è necessaria la certezza del reato oltre ogni ragionevole dubbio. Sì, sì, ma oltre serve comunque un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità. Guarda, io ti dico anche una cosa. Secondo me, che taglia la testa al toro. Visto che tra l'altro questa sentenza è inappellabile. Esatto. Io se fossi in Acerbi, dopo quello che ho passato, non lo so voi cosa ne pensate, se fossi in Acerbi, io attraverso la clausola compromissoria, no? Si chiama così, io querelerei Juan Jesus. Perché per diffamazione, perché gli ha detto delle cose. Dovrei che devo farla a mezzanotte un minuto del giorno stesso, però della sera perdi la causa sicuramente. Perché posso intervenire? Sulla sentenza, Juan Jesus può dimostrare che lui non ha inventato. Forse ha capito male, ma la frase però, c'è stata. Però ho capito, però è stato bastonato per due settimane. Ma non contro Juan Jesus, contro chi lo ha bastonato. Juan Jesus ha detto sta roba però. Ma è uscita a mezzanotte di Inter Napoli. E a mezzanotte 01 io non ho letto Acerbi che diceva ti querelo. L'ha detto il giorno dopo quando no, non l'ha mai detto, sono io che ho detto, forse in Acerbi valuterei. Juan Jesus l'ha incolpato subito a fine partita. A Comi. Nell'altra puntata dissi una cosa importante, che un giudice sportivo non poteva sentenziare una condanna senza una prova certa. La prova certa era, o c'erano le immagini che inquadravano veramente il labiale, oppure Acerbi faceva una confessione. Ma su un tema così importante, un giudice sportivo come può dare una sentenza senza una prova certa? Le partite dopo, chiunque avrebbe potuto dire certe cose, mi ha detto quello e a quel punto lì c'erano sentenze ogni settimana.
No, non c'è... certa, ma qualche indizio ci vorrebbe, perché nel caso di quel però giocatore vedi, del Pisa contro Obi c'era qualcosina. Perfetto, ecco. Per di più, qua succede... c'era la parola di uno con l'altro. Succede che Acerbi, il giorno dopo, credo, fa una comunicazione. E guarda caso, cosa dice nella comunicazione? Che forse Juan Jesus non ha capito quello che avevo detto. Che è quello che poi dopo il giudice, a grandi linee, ha preso. Beh, è la sua quindi, linea. Certo, certo. Dici, la cosa che mi lascia un po' il dubbio è che questa comunicazione di Acerbi non sia stata studiata. A me lascia questo dubbio perché non è stata immediata. Juan Jesus dice, Acerbi mi ha detto, ma poi è finita lì, Acerbi sta zitto. Il giorno dopo viene fuori il polverone mediatico, Acerbi dà la sua interpretazione. Anche Juan Jesus che dice è finita lì, anche Juan Jesus è ipocrita, perché dice è finita lì. Se c'è non stato è finita l'insulto lì. Lui che ne sa se, allora, non c'è stato perché rispettiamo la sentenza e la sentenza dice che non c'è la prova. Ma se per ipotesi ci fosse stato l'insulto razzista, che senso ha da parte dell'offeso dall'insulto razzista dire ah sì ma è finita lì, finita in campo, ma perché e poi invece il giorno dopo ritorna fuori? Gliel'hanno chiesto, lui non ha tirato fuori questa cosa, gli hanno detto t'ho visto a un certo punto al 13° della ripresa che parlavi Chirico con Acerbi, come mai? Fa sì, si è scusato perché mi ha detto una cosa brutta. Cosa ti ha detto? E mi ha detto sei solo un, stai zitto, sei solo un. Però vabbè, si è scusato, le cose finiscono lì. Quindi non è che Acerbi, finita la partita, ha detto, anche alla stampa mi ha detto che è stato imbeccato sì, perché però, il giornalista però, ha visto Giovanna, quello che era successo. Se Acerbi va dall'arbitro... Mi sembra abbastanza lineare, non la voleva finire lì Acerbi, perché sa benissimo. Vabbè, ma può non sapere il regolamento. Guarda come chi non ha scommesso sapere il è stato squalificato. Se Acerbi un giocatore, allora, se io in campo... mi prenda parole o Giacomo Ferri mi dà un calcione così e io non voglio, cioè voglio farla finire lì, non vado dall'arbitro a segnalare una cosa, magari lo aspetto dopo oppure faccio finta di niente. Nel momento in cui Juan Jesus va a dire all'arbitro una roba del genere, sa che l'arbitro lo deve scrivere nel referto e sa che su questo tema la cosa prende una piega pazzesca. Non poteva finire lì. Ma in quel momento lui mica ti viene detto un'offesa storicamente terribile, non vai dall'arbitro. Non vai dall'arbitro. Se la cosa io voglio farla finire mi giustifico con Acerbi, si giustifica con Juan Jesus e viceversa. Si mettono d'accordo e va via. Lì c'è stato 5 minuti che Juan Jesus diceva all'arbitro, poi è intervenuto Di Marco come ci per dire, ma l'istinto cosa... cioè, ho capito, però Giovanna, se da entrambi avessero voluto farla finire lì, andavano via. Vabbè, ma non lui secondo me ha avuto l'istinto di dire è stato insultato, secondo Juan Jesus vado dall'arbitro. Poi però quando l'arbitro ha detto "Ma cosa faccio? Fermiamo la partita." Sono passati quei 10 secondi che lo hanno fatto sbollire Giovanna, un po' e ci ha messo una pietra ma sopra. Ma Juan Jesus non ha detto che voleva farla finire lì? Sì, ma quando poi Acerbi ha detto non è vero che ho detto, allora Juan Jesus fa come? Io la volevo finire, tu dici che sono un bugiardo e allora te la dico tutta. Per Juan Jesus, ha ragione Giovanna, per Juan Jesus la conseguenza, cioè la consecutio temporum dei fatti è come quella che racconta Giovanna. Giovanna ti dice, io confermo quello che ho visto anch'io, poi non so se voi avete visto altro, che Juan Jesus dice quello, a fine della partita quando viene intervistato, poi dopodiché per lui è finita lì. Poi quando è che ricomincia la storia? Quando il giorno dopo, Acerbi viene fermato alla stazione di ritorno da Coverciano dai cronisti e lì lui dice non è vero, non ho detto quello, non sono stato travisato, non sono nazista, non ho detto quello, non ha capito nulla. Lì Juan Jesus va sui social e dice no, io invece ribadisco che quello che mi è stato detto è stato questo e questo. Cioè, Marcello, giusta la ricostruzione, ma capisci che giustissima la tua ricostruzione, capisci che però per non voler prendere a priori, perché poi nessuno di noi era lì a sentire le parti dell'uno dell'altro, ci sta anche la versione opposta. Juan Jesus a fine partita dice è finito lì, la mattina dopo, il giorno dopo Acerbi interrogato dai giornalisti a Coverciano, chiude a Milano in stazione, chiude a modo suo per quello che pensava lui la vicenda, dicendo no, è Juan Jesus che ha capito male perché non gli ho detto nessun insulto razzista, gli ho detto semplicemente ti faccio nero. Cioè, e poi comunque, da lì parte la cosa. Cioè, comunque, possiamo, se presumiamo che Juan Jesus fosse in buona fede e che abbia capito che l'insulto era razzista,
lo stesso tipo di presunzione di buona fede possiamo averla anche nei confronti di Acerbi, che ha detto, che ha spiegato che il suo punto di vista era: io non ho fatto nessun insulto razzista, è Juan Jesus che ha capito male. Poi da lì, a quel punto, essendo due versioni discordanti, è nato la parola di Acerbi contro la parola di Juan Jesus. Esatto. Senza prove un giudice come può condannare? No, però Paolo, io non ho ragione Antonio, oggi, è la carenza di prova che porta a oggi, nonostante Acerbi sia stato assolto, nessuno di quelli che con grande disinvoltura gli ha dato del razzista, cioè si scusa, ha un dubbio. No, sento ancora le solite teorie. Cioè, allora, quindi Acerbi è un furbo, il giudice ha sbagliato. Guarda, cioè, incredibile. Ma io non gli ho dato del razzista, ma non ritengo razzista un furbo. È incredibile. Ritengo un furbo. Cioè, scusa Paolo, non è che tu non giocare sempre sulle solite parole di sti... Cioè, io non gli ho dato del razzista. Ma io non mi riferivo a te, ma ho fatto il tuo nome, Marcello. Razzista, e fammi finire. Ma non sto parlando di te. Con brutto vizio e non far mai ma non sto parlando. Ma mi hai interrotto tu, mica ti ho interrotto io. Ma mi hai interrotto tu. Ma io non stavo parlando di te, io stavo dicendo alla gente fuori da qua, fuori. La gente fuori dallo studio, non in studio. La gente, studio. Ho capito, la gente fuori dallo... Marcello, vai, che sennò dobbiamo tutelare un po' i collegamenti perché ovviamente sono... no, è un punto di vista... Non era... Io sono convinto che non sia razzista, non gli do del razzista, ma se permetti Paolo gli do del furbacchione. Lui ha capito che rischiava una squalifica di 10 giornate, ha incominciato a tirare dentro il procuratore che risponde in sua vece, che io dico, ma cosa c'entra il procuratore? Parla tu, no? Cosa c'entra il procuratore? Manda il procuratore dai. Ferma la stazione, dice una versione, poi il giorno dopo ne dice un'altra, e francamente io vi dico, chiedo a tutti voi, ma voi ci credete davvero che ha detto... Ti faccio nero. Sì, io ci credo, io ci credo. Perché è molto comoda di questi tempi lavarsi la coscienza e dare dei razzisti a chiunque, hai capito? Io ci credo. E non è razzista, mettitelo in testa, Bargigia. E io ti ho detto. E allora perché non può avergli detto ti faccio nero? Ho detto che non è razzista, o lo capisci o no? Parla da solo. Scusa, devo scrivere, stai parlando da solo. Razzista. Io ho detto che ci credo. Tu hai fatto una domanda. Hai detto, ci credete? Si sente male, Chirico. Aspetta, io ci credo. Aspetta, Marcello, io ci credo. Vai, perché si sente male il collegamento. Non possiamo interromperlo troppo perché è penalizzato il collegamento, ovviamente. Dai, vai, Marcello. Vai. No, nel senso tu non hai detto non che credo. È razzista. Lo so, è stato furbo. Perché d'ora in avanti, allora in campo... Se uno non vuol dire del negro, nero, certo, dirà storia in avanti, ti faccio nero. Ed è tanto, è sdoganata sta parola. Tutti la potranno usare. Tutti la potranno usare. E cosa c'è di male? Perché è diffamatoria? È diffamatoria, lo sai che sì. Diglielo a uno di colore, incontra uno di colore e gli dici ti faccio nero. Diglielo. Ma cosa c'entra? Ma siamo in Italia, nel linguaggio italiano si dice, no? Marcello, scusa, tu avresti con questa carenza probatoria. Se tu lo dici a me che sono bianco, ha un senso, ma uno che è già di colore. Ma l'etimologia non è sulla pelle, ti faccio nero, per dirgli ti faccio il mazzo, ti massacro, non è che... Che lo fai nero perché cambi il giallo. Nero ha un valore. Io non ci credo. No, ma sono d'accordo. Cioè, Giovanna, ti faccio nero. È la scusante di Acerbi, no? Volevo dire. No, è il fraintendimento di Juan Jesus. Anche per me non è una frase razzista, ti faccio nero. Scusa, se allora dite che lui ha cambiato la versione e ha detto ti faccio nero, vuol dire che Acerbi è un bugiardo? Ha detto una bugia? Per me no. No, se uno dice Acerbi ha cambiato la versione. Ha detto ti faccio nero. Allora voi mi fate capire che Acerbi ha detto una bugia. No, loro, perché non potendo più dargli del razzista, Io non voglio difendere nessuno, però se Juan Jesus ha detto quello che ha detto, benissimo, e ci credi, va benissimo. Acerbi però, perché non crediamo ad Acerbi quando dice... Io ti ho fatto nero, invece pensiamo la maggior parte, non io, perché io già prima ho detto io
non faccio né l'avvocato né il giudice, voglio aspettare la sentenza. Ma certo, quando ci sarà la sentenza poi ne discutiamo. Perché, però perché Giacomo, allora Acerbi deve passare per un bugiardo? Giacomo, perché poi perché due pesi e due misure, Fabio, è due pesi e due misure. Sì. Quando tu gridi al lupo, razzista, blah, 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 va bene, sei sempre dalla parte della ragione e la tua coscienza è bella pulita, anche se poi nella vita magari è sporca. Senza... Però, allora, però, siccome c'è una sentenza e non puoi dirgli che è razzista, però gli devi dare come minimo del bugiardo. Secondo me non è corretto neanche questo. Sono d'accordo con te e aggiungo, e lo chiedo a due che in campo ci sono stati, in campo, credo, io lo sentite da bordo campo, voi da giocatori in campo, di dirsi frasi del genere con insulti, con parolacce, eccetera, senza scadere nel discriminatorio e nel razzista, credo che sia capitato più volte. Per cui la versione di Acerbi è credibile tanto quanto quella di Juan Jesus. È quello che volevo dire. Basta, vorrei quanto, dire. Ma certo. siccome ci sta chi rimane scusa, Giovanna, della convinzione che l'abbia detto e chi che invece sia stato. Siccome ci sono stati e ci sono al mondo episodi di razzismo, la versione di Juan Jesus è credibile. Allo stesso modo, siccome in campo capita di dirsene di tutti i colori, inteso non in senso di colore della pelle, ma di dirsi insulti di vario tipo, è plausibile anche la versione di Acerbi. Ma allora, la versione quindi, di... Scusa, non ragazzi, essendoci versione... una prova, come diceva no, Antonio, io chiedere, ma il giudice come fa a dare una il giudice non puoi condannare anche uno perché... in mancanza assoluta di anche prova. Anche perché, la, adesso qui ritorno sul discorso della furbizia, ma dopo la pubblicità, o comunque della valutazione della strategia. Ricordiamo che... Se anche per noi, come il discorso della scommessa, anche solo giocare su una piattaforma in Arabia Saudita, voi direte, ma che caspita di colpa, però sei squalificato, c'è Tonali che va in giro a Milano invece perché che giocare a Roma. Ok, quindi ci sono delle regole. Ma giusto, questa no, questo per dire che anche la frase razzista, qualora venisse detta per foga agonistica, sì, senza sarebbe sanzionabile. Ma qui il giudice ha detto che non c'è, non c'è la prova. Ma allora cambiamo il mondo. Allora c'è. Vi vengo alla prossima domanda. E avrebbe portato alla squalifica di almeno 10 giornate, che avrebbe voluto dire carriera finita per un giocatore dell'Italia. Aspetta, pubblici ritrovati. Io dicevo questo, vi volevo così un po' anche stimolare sul fatto che in effetti una frase uscita male, ammesso e non concesso, no? Crediamo a Juan Jesus, perché questa sentenza non dice, giustamente lascia aperto, è uno 0-0, no? Per un momento crediamo a Juan Jesus, tu hai una carriera finita. Se in un momento di vis roboris Acerbi, di vis agonistica avesse detto questa frase, c'è una carriera alle spalle che ti vai davanti, che ti vai a giocare, perché hai 10 giornate almeno, è un europeo a cui devi dire addio perché Spalletti ti ha mandato via dal ritiro solo per il dubbio. E quindi adesso Spalletti deve chiedergli scusa, adesso Spalletti deve telefonare e dirgli scusa. Anche Juan Jesus. No, via del ritiro. Anche Juan Jesus. No, Marcello. E dire cioè, scusami Acerbi, no. Cioè, adesso è tutta colpa di tutti gli altri. Tutti gli altri non secondo me Spalletti non deve fare questo. Spalletti... Da CT della nazionale ha fatto una scelta corretta. Però ovvero non è stato sia, garantista, no? Ho capito, ma trovandosi il giocatore in una situazione delicata perché era accusato, mancava poteva la serenità, ha detto Fabio, stai a casa. Fabio, dopodiché ha questione risolta, ritorna. Sì, ma non ha fatto la scelta Spalletti. È una regola che c'è in nazionale. Allora, finché... Non ci sarebbe stato la sentenza, a purtroppo casa in attesa di... doveva star fuori. Sì, però non è la scelta di Spalletti, perché c'è sempre stato nella... Infatti Spalletti nella non deve chiedere scusa, no, Spalletti ha applicato... Spalletti ha attuato il regolamento che c'è in nazionale. Adesso, la prossima volta, quando ci sarà la nazionale, se vuole lo chiama, certo. Se non vuole non lo chiama. Però mettiamo c'è la possibilità di chiamarlo. Io comunque una domanda volevo fare, Giovanna. Gli diamo la fascia del capitano. Scusa, Marcello, ma tu dicendo così, allora vuoi dire che il giudice è stato dalla parte di Acerbi? No? Il giudice è stato dalla parte di Acerbi, dicendo così? Sì, perché scusami. No, io un'altra domanda. Siamo con due... No, ma scusami, tra Juan Jesus e Acerbi, lui ha scelto la versione di Acerbi che è la meno credibile. Io invece posso dirti... Sì, non è fra le due. Allora, Marcello, posso dirti? Io invece tra Acerbi e Juan Jesus... scelgo il giudice ha scelto così e do retta al giudice. Marcello, quando fa comodo si manipola la giustizia sportiva. Adesso fa comodo.
Comunque una domanda vorrei farti, Marcello, lo faccio anche. Ci siamo. Marcello, cioè, della prova, non l'hanno mai usata nei confronti di processi della Juventus. La Juventus è andato davanti ai giudici mille volte, non l'hanno mai usata. Ma sono cose diverse. Ma sono cose diverse. Ma nelle ultime robe della Juventus c'era la procura, c'era la procura penale. Della prova, non hanno mai potuto. Ma che paragone è? Per come che paragone? Ma come? Ma la roba della Juventus c'era un'inchiesta della procura di Torino. Ma addirittura il procuratore a Torino aveva chiesto l'arresto ai domiciliari di Andrea Agnelli e compagni, respinti dal GIP. È la stessa roba di una roba che è successa in campo. No, ma poi nel campo Chirico risponde perché l'accusa c'è, l'accusa, insomma, c'è stato il dibattito con Bergigia. Chirico, poi vinci. Marcello. No, ma lui parla da solo e si dà ragione, Bergigia, c'è poco da fare. Parli della perché Juve. Io ti dico, se ci sono, me ne posso parlare della Juve, devo chiederti il permesso. Ma guarda che il dubbio è venuto a Giacomo prima che a me, quando parlavi della Juve, non eri inquadrato. No, perché te la prendi sempre con me. Ma Giacomo interi... è perché tu fai la polemica? Non era Bergigia. Guarda che non ero io, cioè... Allora... La voce era di Bergigia, ma ero io che facevo i gesti. La mimica era di Giacomo, ragazzi. No, io questo vorrei chiedere. Aspetta, facciamo finire Marcello, poi vengo da te. Marcello, vorrei chiederti una cosa. Gli avvocati della Juventus hanno sempre accusato la giustizia sportiva di non permettere di poter difendere in maniera esaustiva, come si fa nelle aule di tribunale, i propri assistiti, perché gli viene dato poco tempo, non gli viene data la possibilità di raccogliere le prove, di depositarle e di discuterne. C'è sempre stato detto questo dagli avvocati in qualsiasi processo, a Calciopoli, processo Prisma, il processo Busa, tutte hanno sempre detto la stessa cosa quando uscivano da quell'aula. Paolo, non l'avrai sentito, io l'ho sentito 100.000 volte, magari tu non hai preso nota. Stavolta invece, di fronte a due tesi, si sente l'onere, non ci sono le prove, quindi la chiudiamo qui. Allora, per quello che io all'inizio ho detto, Gravina ci dica se ha riformato la giustizia sportiva. Magari l'ho fatto in quella settimana e non ce la devo. Sentenza storica. Io volevo chiederti questo, Marcello, tu sai i rapporti che ho con te di stima e di amicizia. Però ti vorrei chiedere, tu avresti... Anche rapporti di amicizia con Paolo, anche se mi scontro. Sì, lo so, non ho dubbi. Sottoscrivo. Sostanzialmente tu, sulla base di questa mancanza, di questa carenza probatoria, avresti condannato un potenziale innocente come Acerbi? No, io ti dico questo, che io mi sarei rifatto, come al solito, alle regole che sono state adottate finora. Viene accusato Acerbi di aver detto una frase razzista, benissimo, la devi essere tu convincente, perché la storia è sempre andata così, è come quella che ha scritto, purtroppo che Fabio Verga ha detto che non era d'accordo con quello che ha scritto quel magistrato, quell'avvocato sul Corriere, ma ha detto esattamente le cose come stanno. Tu, davanti alla giustizia sportiva, devi essere convincente. In modo tale che da convincere i giudici al contrario di quello che è stato detto, Marcello, ma in questo caso io non ritengo va bene, che sia Marcello, convincente, ma in questo caso uno che ti dice ti faccio nero. In questo caso nessuno dei due è stato convincente, e oltretutto il tema che ho sollevato io riguarda un'impostazione che è stata data per assodata da questa intervista di questo avvocato, che è invece un abominio giuridico senza senso. Cioè, pensare che una persona accusata debba provare la propria innocenza. È sempre andato così. Ma è sempre andato così. Fabio, quando? È sempre andato così. Ma quando? È ma mai è andata così, Marcello? Ma non è vero. In qualsiasi tipo di. Ma non è vero, semplicemente non è vero. In qualsiasi tipo di sentenza. In qualsiasi tipo di sentenza. L'accusa deve provare la colpevolezza, Fabio, e non l'accusato deve provare la sua innocenza, perché altrimenti, permettimi, lo dico, Marcello, volutamente in modo scherzoso, io domani vado a dichiarare che tu fuori onda mi hai insultato. E a questo punto la logica dice sono io che devo produrre un video in cui si dimostra che tu mi hai insultato. Fabio. Non sei tu che devi dimostrare di non aver mai detto un insulto nei miei confronti. Perché come fai a dimostrare di non aver detto? Scusa, è una follia. Quando uno deve dimostrare la sua innocenza, prima di tirare la sentenza, no? Di questa sentenza, sono stati sentiti per delle ore sia Juan Jesus che
Acerbi. Allora, anche dato che Marcello mi sembra aver capito che doveva dimostrare, sei tu che devi dimostrare, sono stati ascoltati, e Paolo l'avrai seguito questo, per delle ore, e Juan Jesus ha dato la sua versione. Acerbi ha dato la sua versione, perciò non è che non sono stati ascoltati. Terzi non hanno dato nessuna versione. No, ma non c'è, Paolo, non ci sono terzi, perché se non c'è testimone. Terzi non hanno dato la versione. Ok, allora, l'unica cosa che c'era, Giovanna, l'unica cosa che c'era l'episodio, il referto dell'arbitro, però sulle parole di Juan Jesus. Certo. Che lì era la tua parola contro la mia. Ma detto questo, non è vero che non sono stati ascoltati. Poi alla fine il giudice ha tirato le conclusioni in base a quello che è stato detto dai due giocatori. Ma può essere anche perché non c'era un terzo. A me è sembrata una sentenza molto equilibrata, perché... che effettivamente in carenza di prova dimostra effettivamente. Però scusa Paolo, non poteva. Allora io capisco magari Antonio, il giudice non si è sentito in mancanza di una prova certa di rovinare la carriera, perché ripeto, per Acerbi sarebbe stata non una prova certa. Il giudice non fa valutazioni del genere. Ma non è che valuta. Vabbè, se fosse stato uno giovane lo condannerebbe la Giovanna. No, uguale, 10 giornate ti spezzano le gambe. Allora Giovanna, fai prima dire ad Acerbi dove mandare l'ergastolo, ma adesso sostiene addirittura che il giudice ha salvato Acerbi. No, ma non ho detto questo però. Non ho detto questo. Ho detto che in mancanza di una prova certa ci sta che il giudice non si sia sentito di applicare una pena che nel caso di frase razzista conclamata sarebbe stata di 10 giornate. Non è condivisibile. Non solo non c'è la prova certa, non c'è un minimo. Perché tu stai dicendo che nello stesso caso, a questo punto il giudice potrebbe aver salvato Acerbi perché sennò gli chiudeva la carriera. Mentre invece fosse a uno di 22 anni lo condannava. Ho detto questo. Giovanna, se noi crediamo, poca cosa che non ho detto. Se noi crediamo, io ho detto che 10 giornate spezzerebbero le gambe a chiunque il giudice ci sta che in mancanza di una prova certa abbia deciso di non condannare. Ma anche una giornata, in mancanza di prova certa non dai neanche una giornata. La verità l'ha detta adesso Marcello. Posso fare la domanda? La verità l'ha detta adesso Marcello, lui l'ha detta al contrario. Acerbi va condannato, a suo parere, perché è un giocatore dell'Inter. Punto. Ha detto lui adesso. Allora facciamo fare il giudice a Marcello. Marcello dice che viene salvato perché è dell'Inter. C'era una terza strada, perché il giudice nella sentenza ammette che qualcosa addirittura di discriminatorio è stato detto. E allora, come dice Marcello, dagli l'insulto gravemente antisportivo, la condotta gravemente antisportiva, e gli dai 2 giornate. Ma manca la prova. Manca la prova anche. Lì ti dice che c'è stato perché nella comunicazione che Acerbi ha fatto, bisognerebbe rivederla, c'è scritto che lui ha offeso la... però non ha detto di razzismo. Se ci fosse stata la clausola compromissoria, scusami Giovanna, se ci fosse stata la clausola compromissoria e avesse chiesto la clausola compromissoria e avesse querelato Juan Jesus, avrebbe avuto la condanna. Lo potrebbe per... fare, avrebbe 90 giorni per farlo. Sì, sì. No? Sarebbe, però ci vuole la clausola, sarebbe viene stato fatto. Condannato eventualmente per offese o per minacce. Sì, ma le 2 giornate almeno gliele avreste... Almeno, cioè... No, cavolo, almeno, ma sento almeno un'aria, perché il regolamento della... Sento un'area di giustizialismo incredibile. Ma sai qual è il problema? Allora vuol dire... Mettiamo il patibolo. Ma noi non crediamo allora nella giustizia, che può essere sportiva e non. Ma io ci perché credo. Se noi adesso commentiamo sul discorso di una sentenza fatta... di una sentenza fatta... che ma sì dai almeno potevano dargli mezza giornata, una giornata, vuol dire che non crediamo in niente. Questa è la regola, io ci credo. Ma perché non gliela data Giovanna? E sto chiedendo Giovanna se è la regola, perché non gliela data? È la regola perché il giudice non l'ha applicata. Perché non è vero che è la regola, ma c'è la prova. Allora noi abbiamo detto che la giustizia sportiva è sommaria, è sommaria, ma non è a casaccio. No, quindi non aspetta, è vabbè dai 2 giornate io da questo palco ho sentito di tutto. Io, Giovanni, io dico una cosa, Marcello dico, si ricorderà. Marcello si ricorderà. Stasera è giusta. Marcello, quando c'era il tema della sentenza Juve, del processo alla Juve, se tu hai notato, io sono sempre stato in una posizione di equilibrio dalla parte della giustizia sportiva. E lo sono ancora, perché non si può manipolare la giustizia sportiva in base ad una passione... non mi riferisco a te, o alla fede calcistica, ma ti ricordi lo scatenamento, no, che c'erano i vari opinionisti, pro Juve, però c'è stato un patteggiamento anche lì, Paolo?
un patteggiamento, quindi un'assunzione di responsabilità. Sì, però anche lì non è stato accettato il patteggiamento. Ah, hanno detto i dirigenti troppo deboli qui là. Non mi pare, però. È andato bene, tutto sommato andò bene. Poi vale anche dall'altra parte, cioè manca la controprova ovviamente, ma io sono convinto che se ad Acerbi fossero state date 10 giornate di squalifica, stasera avremmo l'altra metà del parterre a urlare all'ingiustizia contro l'Inter, hanno voluto fargliela pagare, è una cosa eccessiva, squalifica senza prove, eccetera, eccetera. Quindi... Ma devo dire che però gli interisti, società in primis, hanno avuto un atteggiamento piuttosto equilibrato e dal basso profilo. Non ho visto prese di posizione a partire dalla società, grande silenzio, si è messa al fianco di Acerbi, anzi la società, tra l'altro, la società ha fatto bene, però, anche perché se tu parli come società, cominci a alzare la voce, difendere il tuo giocatore, crei solo della confusione e basta. È quello che ha fatto il Napoli. Tra l'altro sono state scritte delle cose inesatte, perché hanno persino scritto che in caso di condanna, senza avere la certezza, ad Acerbi sarebbe stato risolto il contratto e l'avrebbero cacciata. A me sta roba non risulta. Non risulta. L'ha smentito l'Inter, l'ha smentito. L'Inter non l'ha smentito. Il giorno in cui è uscito quell'articolo non l'ha smentito, non ci sono state smentite, non l'ha neanche dell'Inter. Confermato. Potevano, cioè... potevano smentire. No, non è potevano sceso in campo. Cioè, una roba così pesante la potevano smentire. Sì, ma chi l'ha scritta questa frase? Beh, l'ho letta su molti... Allora, i giornali giustamente possono scrivere. No, perché non volevano avere una posizione. Il problema, sai qual è? Che se l'Inter avesse risposto, ma non solo l'Inter, qualsiasi altra società, davi valore, avrebbe dato peso ancora di più alla cosa. Certo, dato che l'Inter è stata zitta fino a che non c'è stata la sentenza, l'Inter fa ha fatto il movimento più giusto. Bene, ma non parla dell'Inter, infatti, ma qualsiasi società. No, ma infatti l'atteggiamento dell'Inter è stato prudente, perfetto, e se vuoi anche opportuno, perché ovviamente non è sceso in campo per aizzare. Secondo me è stato abbastanza scandaloso quello del Napoli, che ne ha fatto una questione personale. Anche perché Paolo, una cosa veloce, era anche la giornata contro il razzismo, sì. Era anche la giornata appunto, particolare. Molto delicata. Allora, il comunicato dell'Inter, la presa di posizione della moglie di Acerbi, prima però passo da Antonio Comi. Allora, ecco, scusa, cin cin a chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera, a chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi. Cin cin, ne avete bisogno. E qui... ci sta, nel senso che gli insulti poi ai familiari, le minacce di morte, Antonio, sono un qualcosa. Poi lei è andata avanti e ha detto sciacquatevi la bocca in un altro posto, adesso non so su quale social. Qua magari tutto. Però il mio modo di essere, la mia educazione mi porta eventualmente a dire altre parole eventualmente. Ecco, io Antonio, quello tipo, che... Tipo, sono contento che è emersa, perché sembra quasi un astio anche quello, e a mio avviso non è bello. Quello che volevo dire, mi dispiace se non sono stata capita, è che ci sta che secondo me nella valutazione del giudice sportivo, in assenza di una prova certa, che è un labiale o una testimonianza, di fronte a una squalifica che avrebbe tagliato le gambe, io adesso ho detto stagione finita da Acerbi, perché in questo caso carriera finita per l'età, ma se no stagione finita, piuttosto che europeo, addio a qualsiasi altro giocatore, abbia avuto una maggiore attenzione, perché minimo 10 giornate è tanta roba, cioè se non hai la prova regina... Ma l'hanno data in passato, l'hanno data in passato. Sarebbe bello sapere se Acerbi avesse fatto una sua dichiarazione ammettendo di aver detto delle cose magari non belle, non positive. Cosa succedeva? Non avrebbe avuto un patteggiamento, perché è passato dal giudice sportivo alla procura, e quindi avrebbe beccato 10 giornate. Assolutamente. Se fosse stato Giovanna, direttamente un procedimento della se procura, lui avesse Allora, devo andare in pubblicità, scusate, ritorno da voi, giuro. Verga, Chirico, okay. Me lo ricordo. Pubblicità, sono in ritardissimo, tra poco. Avevo interrotto Verga Chirico, questo asse a sago Torino, ancora sul discorso Chirico. della consistenza, no? Della pena, qualora il giudice si fosse assunto la responsabilità di credere ragionevolmente all'accusa di Juan Jesus. Da 10 giornate in su o squalifica a tempo, insomma, è qualcosa che magari nella mente del giudice ha pesato. Marcello e Verga, che volevate intervenire su questo. Io ripeto che secondo me, siccome in quella sentenza si dice che si crede
crede alla buona fede di Juan Jesus, cioè sì, nel senso che quello che ha detto Juan Jesus, il giudice non è che ha detto tu te lo sei inventato, gli dice io credo alla tua buona fede, cioè, quindi io, se tu mi dici quello è che probabilmente hai sentito qualcosa di discriminatorio e me lo stai denunciando, quindi ci crede, proprio perché gli crede, a maggior ragione avrebbe, cioè io non so, ma è credibile veramente sta cosa del ti faccio nero? Ma voi sui campi di calcio avete mai sentito uno che dice a un nero ti faccio nero? Cioè io non l'ho mai sentito, è la prima volta nella storia tu del non calcio vai sui campi che sento da calcio. Uno che dice a un nero, a uno che è già nero, gli dice ti faccio nero. Perché tu, stai in tribuna, e non vai sui campi da calcio. No, ma nessun giocatore mi ha mai riferito una cosa del genere. Ma non è che succede tutte le partite, nessun giocatore mi ha mai detto, però... guarda che io in campo mi hanno detto, non me l'ha mai detto nessuno. Io francamente ripeto, non è che possiamo adesso io ti devo dire la verità, io l'ho sentita. Sì, ma un bianco, adesso non so Antonio, ma io l'ho sentita in campo. Ma tra due bianchi sì, ma adesso io non mi ricordo se erano tra due bianchi o no. Però Marcello, io l'ho sentita. Prima erano tutti bianchi, quando giocavi te era la stragrande maggioranza, tu in squadra c'avevi giusto Junior, no, che era Miller di che colore era? Luis Miller? Due. E io quando allenavo la primavera, quanti ne avevo i ragazzi i colori? Quanti ne avevo? Primavera era già, e io sto dicendo quando giocavi tu. Quando ho giocavi capito, tu. Ma quando giocavo tu, io c'erano tre stranieri. Erano quasi tutti bianchi. No, erano quasi tutti non bianchi. È vero, non è vero. Sì, la stragrande però maggioranza. Però la frase ti faccio nero, io l'ho sentita, Marcello, te lo posso garantire. Ma adesso sì, in campo. Sì, ma tra due persone, bianche di sicuro. Più se era tra due, un bianco e nero o due bianchi. Gli vai a dire, ti faccio nero. Però era una frase, è una frase che si dice da sempre. E poi non è che è uscita oggi. No, Giacomo, ma se fosse ti faccio ma nero, poi non mi pare non che sia che... No, no, non è neanche non è perseguibile dirla un nero, cioè no, adesso no, ma non... nella follia collettiva se ti scappa uno di colore ti faccio nero devi essere perseguito anche in quello, anche perché in teoria se tu pensi che sia nero è un tuo peggio no, ancora ma poi il fatto durante che tu la partita transagonistica Acerbi deve mettere in moto, allora però gli dico però lui è nero, ma anzi non è veramente nero, Juan Jesus è un po' mulatto, ma dai, ma secondo te questa isteria collettiva basta, dai, non c'è nessuna isteria, facciamo delle campagne serie contro il razzismo seriamente, che è una roba seria, ma non è sta roba qua di Acerbi, scusami, più che altro c'è una condanna precedente alla sentenza, precedente al giudizio, sempre una condanna mediatica nei confronti di soggetti che poi devono essere processati e risultano essere innocenti. No, ma Paolo, qui non è solo prima, la stanno facendo ancora oggi che è stato assolto, c'è ancora una condanna, c'è ancora. Ancora. Giovanna, scusa. Imperterriti, avanti contro Acerbi. Il tema che tu hai posto, su cui io sono personalmente in disaccordo, è proprio quello di dire nella mente del giudice può aver pesato. Allora, un giudice sportivo, così come un arbitro in campo, deve applicare il regolamento, non farsi influenzare da situazioni esterne. Articolo 39. Allora, un arbitro in campo, articolo 39, il regolamento. Un arbitro in campo, se un giocatore dà una gomitata in faccia a un altro, non è che se gliela dà al primo minuto non le spelle perché sennò poi così vado a pensare che posso condizionare la partita espellendolo al primo minuto. Se è un fallo da espulsione al primo minuto, gli dà il cartellino rosso e giocano in 10 per 89 minuti. Il giudice sportivo non è che non dà una condanna perché è un giocatore di 35 anni e se gli do una condanna posso chiudere la carriera. Se ci sono gli elementi per dare la condanna, la dai. Se non ci sono, non la dai. Io né a uno di 35, né a uno di 22. Fabio, mi ridate la sentenza, ma scusate, ma sto giudice sportivo poteva dire tranquillamente io non ho prove che attestino ma che lo dice, Acerbi ha detto questo. E invece lui dice che il proferimento di alcune parole da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, il cui contenuto discriminatorio però risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso. Senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia un audio, un video, eccetera. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza che il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, ok? Quindi parla comunque di un contenuto. No, Giovanna, no! Dice, cioè leggiamo l'italiano. Dice ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di certezza
circa il contenuto sicuramente discriminatorio. Che non cioè, è sta sicuramente dicendo... discriminatorio, ma è un offeso. Guarda che no, parola no, c'è stata. No, 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 in italiano qui c'è... Non razzista. No, no, c'è scritto no, un'altra cosa. No. C'è scritto, no. se la regia dicendo... ci rimette la frase, c'è scritto non si raggiunge, non si raggiunge, sì? La ragionevole certezza... circa il contenuto sicuramente discriminatorio, ovvero sia non c'è certezza che l'abbia il contenuto della frase l'ha offeso, sia stato ma discriminatorio. Non l'ha discriminato. No, no, non dice neanche l'ha offeso. È sicuramente compatibile il proferimento di alcune parole da parte di Acerbi. No, ma anche perché se dice che l'ha offeso gli dà le giornate sbagliate. Esatto. Bravo. Ma non le 10 ma bisogna leggere la frase. Il giudice in questa frase che stiamo vedendo grazie alla regia scrive non scusa, dice... scusa, Antonio, scusa, scrive, non si raggiunge il livello sono di d'accordo. Ragionevole certezza circa. Certo. Quindi il giudice ti sta dicendo, non c'è la prova, quindi... né dell'insulto razzista, allora... né dell'offesa. Quindi ma non gli do della squalifica. La parte bassa sono d'accordo con te. Chirico a questo punto. No, non c'è assolutamente la prova, quindi non puoi condannare. Questa è la sentenza, offese, scusami sì. Giovanna, una sentenza fra, la sentenza di riferimento a cui si fa cenno e la cita, la sentenza di riferimento francese, la quale stabilisce che se non c'è certezza oltre ogni dubbio sì, dal 2002, da questo è, cioè dal 2002, ottobre 2002, non puoi condannare nessuno che è innocente fino a prova contraria. Antonio, si può rivedere la comunicazione che ha fatto Acerbi il giorno dopo? Ce l'avete ancora? Allora, poi qua, scusate, io vado avanti perché la sentenza... Poi intanto cerchiamo di capire che sì, cosa comunque, ha detto Acerbi il giorno dopo. In sintesi, Acerbi ha detto, non ho detto dice, nessun, io non, insulto razzista, non ho detto assolutamente quello di cui sono ma pesante. Paolo, perché? Paolo, la dichiarazione di Acerbi è stata fatta a un procuratore che l'ha L'ha detto lui quando è arrivato di ritorno dalla nazionale italiana in treno. No, ma poi lui l'ha beccato ma questa frase poi quando è stato interrogato ha riferito le stesse cose. Allora, c'è per stato? Però per qualcuno doveva dire altre così. Cose. Non è andata così. Marcello? Non è andata così. Pastorello dice, fa lui il primo intervento. Poi quando Acerbi torna da Coverciano, dove Spalletti gli dice abbi pazienza, ma devi tornare a casa, non ti possiamo convocare. Lui viene aspettato dai giornalisti e lui lì non dice ti ho fatto nero. Non ho detto di fare razzismo, fanculo il razzismo, io non sono razzista e non ho detto queste cose. Non ha detto nessuna frase. Il giorno dopo ancora viene fuori, quando c'è il confronto praticamente con l'Inter, viene fuori che lui gli riferisce ai dirigenti dell'Inter, io ho detto ti faccio nero. Lì viene fuori il ti faccio nero, non all'uscita dal treno. Sì, allora questo è vero. Non c'è un virgolettato di Acerbi dove lui Acerbi non ha mai detto sta cosa di aver detto a Juan Jesus ti faccio nero. Sta cosa è stata riportata, no? È stata riportata. Però dopo l'incontro con l'Inter. Sì, ma è stata scritta, non virgolettata, quindi può darsi che sia anche una ricostruzione un po' ma è smentita però. Anche perché forse non ne aveva il bisogno di dire sta roba, visto che il giudice oggi conferma che non c'è prova di nulla. Quindi, essendo lui protagonista, poteva... Cioè, perché sennò ipotizziamo che lui si sia inventato pure sta roba del ti faccio nero, no? Ma voglio dire, però ci sta il lavoro del procuratore, perché il procuratore sente il giocatore dopo la partita e il giorno dopo dice una cosa. Ma i procuratori parlano sempre di fronte a sti casi, cioè anche, non so, il procuratore di Tonali aveva parlato per roba delle scommesse. Ma procuratore di Fagioli. Procuratore di Allegri parla di ricordando che Real Madrid fa delle filosofie. L'ha voluto. No, ma allora, sì, io... Ma se non è successo niente, no, però Marcello, scusa, in effetti, lui stesso, sai che io sono equidistante e la sentenza sui social, si stanno social per dire tutto, anche all'indirizzo nostro, il canale Network, stavano arrivando messaggi, ma come il giudice ha considerato discriminatorio, ma non abbastanza discriminatorio da decretare una condanna? No, perché in effetti leggendo, e qua avete ragione, nella seconda parte della sentenza, Comi, che tu hai giustamente voluto rivedere, si capisce che l'atto discriminatorio, il contenuto discriminatorio è solo un'ipotesi che porta avanti Juan Jesus, al quale il giudice non ha prova e quindi decide di non poter non ci sono testimoni. Dare credito per questo motivo. Antonio,
il discorso che faceva Chirico è: poteva essere intrapresa una terza via, comunque le offese in qualche modo sono state, no? Perché anche il ti faccio magari detto con veemenza, visto che ci sono state delle scuse, evidentemente tutti scusi per un'offesa. E quindi dare le due giornate. Ma la sentenza non, ma non chiarisce tanto al top, che non deve perseguire, Giovanna, do un altro, quello che giustamente magari pensava Chirico. Certo, do un altro elemento di riflessione, è chiara, Giovanna. La sentenza è molto chiara. No, 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 è vero, è chiara nel dire non c'è prova di nulla. Giovanna, do un altro elemento di riflessione. La cosa succede dentro l'area dopo un calcio d'angolo, no? In cui Acerbi cade, si rialza e sembra che Juan Jesus poi gli dia una spallata. Ma in quella situazione è pieno di giocatori dentro un'area di rigore. È mai possibile che nessuno senta le accuse o quello che dice Acerbi o Juan Jesus? Nessuno? Cioè non è che gliel'ha detta su una bandierina del calcio d'angolo loro due. Gliel'ha detta in un'area affollata. Ecco, questa cosa ci abbiamo ragionato, nessuno ha sentito nulla, cioè nemmeno un compagno del Napoli. Ragioniamo sì, perché su tu dici cosa, paradossalmente anche qualcuno che potesse... Quindi Juan Jesus, noi stiamo praticamente dicendo che Juan Jesus si è inventato tutto ed è un bugiardo. Aspetta Fabio, fino ad oggi abbiamo detto che addirittura che Acerbi era razzista, al massimo per dire che Juan Jesus è un po' bugiardo mi sembra un po' meno grave. Poi io non direi neanche questo. Fa un po' meno male sulla pelle. Poi Paolo, non direi neanche questo. Ma no. Starei sulla sentenza del giudice, noi stiamo dicendo... come ha detto il giudice, che ha avuto accesso ad atti e a testimonianze, a video e a interrogatori molto più a fondo di noi, stiamo dicendo, come ha scritto il giudice, che Juan Jesus ha capito una cosa della quale non esiste prova. Allora, punto. Certo. O ha capito o ha sentito. Ha capito qualche cosa. No, perché non possiamo avere neanche la certezza che abbia capito. Infatti, male. Infatti, Juan Jesus ha capito una cosa e come è scritto nella sentenza non esiste la prova che questo qualcosa detto sia stato un insulto discriminatorio. Allora, devo andare in pubblicità, Marcello, torno da te perché ti faccio commentare il comunicato del Napoli che tanti hanno criticato, volevo però farvelo vedere in nero su bianco. Ben ritrovati, allora andiamo a vedere nel dettaglio il comunicato del Napoli, perché a seguito della decisione del giudice sportivo di non condannare Acerbi è arrivato questo comunicato ufficiale. Il signor Acerbi non è stato sanzionato, a questo punto il colpevole dovrebbe, per la giustizia tra virgolette sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Restiamo basiti inoltre se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, quello che vi dicevo io, la parte alta della sentenza, dal calciatore interista e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo, perché non irrogare a quest'ultimo alcuna sanzione? Perché poi, lo dice sempre la sentenza, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, nessuna decisione è stata assunta dalla giustizia sportiva al riguardo per punire il responsabile? Restiamo ancora più basiti. Il Napoli non aderirà più ad iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni. Continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione, che è un po' quello che cercavo disperatamente di dirvi io. Se l'offesa è riconosciuta, perché non applicare l'articolo? No, vabbè. Okay. Evidentemente non è riconosciuta. Torniamo allo stesso punto. Se no ripetiamo, ripetiamo quello che abbiamo detto prima. Abbiamo visto il comunicato, lo possiamo rivedere. Il giudice sportivo dice che, dice che non è raggiunta la prova dell'intento discriminatorio percepito dal solo accusante. Punto. Quindi è falso. È falso quello che scrive il Napoli nel comunicato. No, è sbagliato. No, aspetta, mi ero preso. Riconosce l'offesa, non è vero. Abbiamo iniziato a parlare, siete arrivati. Cioè, un attimo, stavo dicendo che quel comunicato. Tu lo fai sempre, adesso sì, lo fai sempre. Tu adesso gli altri te l'hanno fatto una volta e rompi le scarpe. No, due. No, volevo dire questo. Diceva il Napoli, non io. È un comunicato assolutamente giustizialista, no? Assolutamente di parte. Quello del Napoli? Sì, quello del Napoli, assolutamente giustizialista. Però, secondo me. Dice una cosa vera, anche se poi dimostra assolutamente
De Laurentiis di avere come sempre in disprezzo le istituzioni, no? Nella sua battaglia con la Federcalcio, eccetera, eccetera, no? Cioè, dove dice non parteciperemo più a campagne di facciata contro il razzismo. Da un lato dimostri che non te ne frega niente delle istituzioni perché lui vuole combattere la Federcalcio, no? Questo lo sappiamo. Ma ha anche ragione, perché purtroppo viviamo in un mondo ipocrita dove, ripeto, per pulirci la coscienza ci facciamo bastare delle iniziative che non servono a niente. Cioè la patch sulle maglie Keep Racism Out, i comunicati dei capitani delle nazionali e i mondiali. Viviamo immersi nell'ipocrisia perché poi i giocatori, le istituzioni, l'UEFA, la FIFA fanno le competizioni internazionali in paesi dove, altro che razzismo, dove i diritti civili sono assolutamente calpestati, no? I mondiali in Qatar, le robe in Arabia Saudita. E lì però scendono a patti con le discriminazioni, lì scendono a patti perché c'è il soldo. Poi come si lavano la coscienza con la peccettina sulle maglie? Non servono a nulla quelle robe lì. Andrebbe tutto incanalato in una giusta logica, in una giusta definizione. Tornerei alle offese. Non può essere sempre razzismo. A Udine, quando hanno beccato quelli che facevano i bue a Maignan, uno era di colore. Cioè, di cosa parliamo? Cioè, vanno combattute, è idiozia, è stupidità, fai quello che vuoi. Sono cori dagli razzisti. Il daspo a vita dagli stadi, fai quello che vuoi, ma non essere ipocrita però. Però io vorrei dire una cosa, scusami. Per quanto riguarda il fatto delle offese, l'impianto accusatorio che non viene provato perché effettivamente non c'è la prova regina per la colpevolezza, vale anche per le offese. Quindi non puoi dargli due giornate. Se tu dici che c'è un'insufficienza di prove su questo, cioè su qualsiasi tipo di reato la limitazione, quindi la negazione della colpa. E non c'è colpa, perché non c'è raggiunta la prova sulla colpa. Se la leggi così, hai ragione tu. No. Se la leggi così... Ma non è se la leggi così, Marcello. È scritto, sono d'accordo sentenza. Con Paolo. Io non la leggo così, non la leggi così perché non la leggi in italiano. Se uno legge l'italiano della sentenza... Se uno legge l'italiano della sentenza... Nell'italiano della sentenza c'è scritto molto chiaramente che non è raggiunta la prova né dell'una né dell'altra. Allora, quindi non c'è poi se ne prova contraria Paolo Vinci fa l'avvocato, almeno diamogli atto che sa leggere le sentenze. Ma perché adesso ti conviene, gli dai atto perché dice quello che dici tu, allora gli dai. Ma no, quello che dico io, tu pensi che io sia un opportunista, io non ho bandiere, guarda, non ho bandiere, non ho padrone, quindi a questo punto cosa me ne frega. Fammi dire una cosa, fateci dire una cosa anche a me, Antonio, per favore. Abbiamo di dire due cose. Marcello Chirico dello Sgabuzzino, per favore. Allora, mi dà l'impressione che vogliamo andare a cercare una mancanza, ma la mancanza sarebbe quella del giudice, perché poi è il diretto interessato. Ma perché non gliela date due? Forse c'era una mezza offesa, forse non c'era. Ma forse cosa? Abbiamo letto tre volte... La sentenza. Che non c'è prova che ci fosse. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, sai cosa puoi dire? Puoi dire solo, io non credo alla sentenza che ha dato il giudice. Stop. Esatto. Allora, io ti capisco. Io ti capisco. Non concordo con la sentenza. No, ma questo sta bene. Però non posso sentire dire... ma perché non gli ha dato almeno due giornate? Perché qualcosa sicuro avrà detto. Noi possiamo solo dire... Allora, non sono d'accordo con la sentenza che ha dato il giudice. E allora lì ci sta. Scusa, curva granata. Io sono d'accordo con voi. Ma dopo tutto quello che abbiamo detto, c'è ancora, e Marcello l'ha detto un attimo fa... Ma sì, lui non crede nel giudice. Peggio! C'è ancora... Dice a Paolo Vinci, se la leggi così, io non la leggo così. No, cielo, scusami, è Fabio, italiano, Fabio, c'è scritto in italiano. Marcello, poi voglio sentire Giovanna, Antonio. Giovanna, scusa, come? Fammi chiarire, dimmi. Perché Fabio Verga è bravissimo a giocare sempre sui misandestri. Io ho anche detto subito dopo, ho sbagliato verbo. Non è leggerla così, effettivamente hai ragione tu. Non è leggerla. E se la giudichi così... È chiaro che non l'ha giudicata lui, ma non la giudico io, è una sentenza, quindi si applica, non è che giudico la sentenza. Io però voglio tornare su, se Giovanna me lo permette, di tornare sul comunicato del Napoli, visto che tu hai iniziato da lì. Io non gli do completamente torto, perché in fin dei conti loro ti dicono
Ma scusate, ma Juan Jesus era in campo, è andato a tu per tu con Acerbi, a tu per tu, cioè al di là che non abbiano sentito nessuno, non abbia sentito nessuno, che in quel momento erano tutti distratti, non sentivano, vabbè, ma loro due sono andati a tu per tu. Di sicuro quando Juan Jesus sente quella cosa gli va a dire qualcosa ad Acerbi, no? Vanno addirittura faccia contro faccia. Se l'altro gli dice no scusa hai capito male, ti stavo dicendo ti faccio nero, ma perché allora insiste Juan Jesus anche a fine partita? Perché probabilmente non è andata così, tant'è vero che ha anche detto non mi ha detto quello, mi ha chiesto scusa per un'altra cosa. Ma ti faccio nero non l'ha detto Acerbi, ti faccio nero Marcello, una ricostruzione giornalistica, no. Non l'ha detto Acerbi. Vai, no, allora di che cosa stiamo discutendo? Comi e poi Ferri. Allora, sul dubbio lanciato ognuno, da Chirico. Ognuno la interpreta Tony. Come vuole alla fin fine, ma la sentenza è chiarissima. Cioè il giudice è chiara deciso... ma non condivisibile. Ancora. È chiara ma non condivisibile. È chiara è un altro ma discorso, non condivisibile. Diciamo. Ma è molto chiara. Cioè il giudice che decide... ha preso tutte le informazioni necessarie per espletare questa sentenza. Comunque le sentenze si appellano, ripeto, se non si dà conto. Non si può appellare. Una lo prova so certa su un tema così importante del razzismo ha fatto la cosa normale, equilibrata. Le sentenze, tutto il resto per me sono non... parole. In questo caso io capisco anche, io capisco anche il comunicato del Napoli. Che il Napoli può dire quello che vuole a favore del suo giocatore. No, allora, c'è chi magari non condivide la sentenza del giudice e c'è chi non condivide il comunicato del Napoli. Sì, perché comunque è questa la realtà della vita. Il Napoli io non posso, è parte, io posso dirti, il Napoli giustamente difende il suo assistito. Che è il suo giocatore, ma giustamente alla fine però chi giudica è il giudice, perciò sono stati sentiti, lo ripeto, i due giocatori per ore, perciò non è che sono stati chi doveva dare la sentenza hanno sentito i diretti interessati per ore. Io l'avrei sentito insieme. Poi tu puoi anche non condividere, Giovanna. Giovanna, puoi anche non condividere la sentenza, ci sta? Se no non siamo qua. No, ma allora, la sentenza si deve condividere. Chi non la condivide ne fa una questione di ordinamento sportivo. No. Che ma che interesse ha Juan Jesus di andare a dire esatto, tutto il mondo dice, tu avresti avuto mi ha detto che sono un nero. Ma che interesse perché deve fare Marcello, casino per ecco, forza? Ti fai questa Juan domanda. Jesus, perché? Marcello fosse stato il giudice, questa domanda sarebbe stato un indizio sufficientemente forte da indurti. No, Gio, posso rispondere velocemente? No. Allora, che interesse ha a non dire la verità a Acerbi? Sentiamo. Fallo rispondere. Non va all'europeo, viene squalificato 10 giornate. Non perché va tu dai per scontato che la verità non sia scusa. Non deve dire la verità, scusami. Allora, sai perché ti ho fatto questa domanda e Marcello ha risposto così? Perché è dall'inizio che si sta capendo che lui tira dalla parte di Juan Jesus. No, ma ci sta, va benissimo. Io invece, sono dalla parte di Acerbi. A differenza di Marcello Chirico, io non sono dalla parte di Acerbi, sono dalla parte del giudice. Hai capito qual è la differenza? No, tu sei anche dalla parte di Acerbi. No, io sono dalla parte del giudice, perché è quello che decide. Tu invece hai preso le parti del Napoli... Giacomo, questa è un'accusa ingiusta. Questa è un'accusa ingiusta che non puoi fare a Marcello. Perché? Non puoi accusare allora, Marcello. Allora ho capito male io? No, non puoi accusare Marcello di aver preso le parti del Napoli. Marcello non ha preso le parti del Napoli. Marcello ha preso le parti contro un giocatore dell'Inter. Scusate. Perciò contro la mia squadra. Interpretazione perché Acerbi è un giocatore dell'Inter. Scusate, posso se l'accusa di razzismo vicenda avesse coinvolto un giocatore della Juventus, questa sera Marcello sarebbe qui a dirci che è una sentenza molto equilibrata, molto seria. No, non puoi dire così. Fabio, per favore, non dire questo. Juventus, però, scusate. Ma se c'era un giocatore della Juve, gliene davano 10 di giornate. C'hai un fazzolettino, spediscilo a Torino. C'hai uno scotto extra. Quindi tutte le discussioni in punta di diritto che abbiamo fatto, Giovanna, cadono perché la posizione di Marcello è una posizione di parte. Siccome dell'Inter lo hanno salvato. Però
sua posizione. Esatto. Cade Marcello, tutto. Ti vengo in soccorso. Eccoci. Perché credo che la domanda di Giacomo Ferri sia quella poi che poteva essere un indizio probatorio del giudice. Capisci? Giacomo Ferri, allora, che è super partes, che è uno che non prende mai posizione. Bravo. Cioè, bravo. Lui sì che può essere ritenuto terzo. No, capisci? No, 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 aspetta. No, io sono, ho deciso, io credo che credo ai giudici, a differenza tua. Ricordiamocelo però che crediamo ai giudici. Io credo ai giudici. Allora, che interesse ha Juan Jesus a inventarsi tutto? Nessuno. Giovanna. Che interesse ha Cerbi a dire quella roba lì? Un interesse maggiore, no? Rispetto a Juan Jesus, ecco, sulla domanda di Ferri c'è un bel distinguo. Che interesse ha Juan Jesus a scatenare tutto questo, a dire una bugia? Esatto. Perché? Che interesse ha Cerbi a dire che non l'ha detto? Quindi condanniamolo. No. Quindi facciamo passare per bugiardo Juan Jesus. Condanniamolo. Allora, a Cerbi tu lo difendi a prescindere. Paolo, perdonami. E non sono interista. E non sono tifoso di nessuna squadra. Pensa. Marcello, guarda che però nessuno qua ha detto che è bugiardo Juan Jesus. Esatto. Qua stiamo dicendo che il giudice ha tirato una sentenza e ha dichiarato che, non c'è niente da condannare. Voglio soltanto chiarire una volta per tutte la mia diffidenza del perché la mia diffidenza, siccome adesso avete tirato in ballo il tifo, siccome Marcello è della Juve e allora ce l'ha con l'Inter e allora tutto quello che decide, tant'è vero che Marcello vi ha detto dall'inizio, ma continuate a far finta di non averlo capito. No, forse l'unico che l'ha capito è Comi, che mi sembra l'unico al di sopra delle palle, l'unico, gli altri proprio, cioè, francamente. Cosa vorresti dire? Cioè, io sono tifoso? Comi è molto più obiettivo e non mi accusa di queste cose che mi accusate voi. È obiettivo, Ma perché dovrei essere schierato? Io dovrei essere schierato con un giocatore dell'Inter. No, ma infatti tu fai il tifo per la Bargigia Football Club, non fai il tifo per la Juve. No, io adesso voglio dirvi una cosa. Scusa, voglio darvi un elemento. No, ma volevo chiedere. No, voglio dare un elemento nuovo per la Bargigia. Ma lasciate i cazzi di elementi tuoi. Ma ci arrivi a chiarire o no? Che è mezz'ora che stai parlando. Guarda che arriva giù. Datti una mossa. Ma la cosa bella è che stanno accusando tutti e tre di una cosa di tifo. Poi però lui deve aggiungere gli elementi per i fatti suoi. Ma aspetta, tanto abbiamo ancora due. Dobbiamo stare qui fino a mezzanotte. Sai quanti elementi puoi ancora tirare fuori, no? Cioè, ma non è vero allora, che sei tifoso? Sì, sono tifosissimo della Juve. A differenza vostra, io lo dichiaro, io sono tifosissimo. Ma ti è simpatica l'Inter? L'hai detto prima che secondo te la federazione ha salvato l'Inter? No, l'hai dichiarato prima. No, io vorrei chiarire soltanto che io purtroppo ho assunto questa diffidenza nei confronti delle sentenze della giustizia sportiva per il semplice motivo che ho sempre visto tutti i vari processi, non solo quelli alla Juve, anche ad altre squadre. Però porca miseria, è da Calciopoli in avanti, nonostante delle accuse che vengono tirate in ballo nei confronti di quella squadra lì, ovvero dell'Inter, Fabio, l'Inter ne esce sempre pulito. Eccolo lì. Guardate, ecco, posso dirmi una cosa? Posso? È stato chiaro. Sì, no, vabbè, ma è chiaro caso, che... Sei stato molto chiaro. Quindi, invece, Giovanna, devo dire una cosa, posso? Vai, poi voglio sentire. No, perché sennò parla solo Chirico da Torino. No, è il primo caso. Quello che non parla mai. Allora, hai detto che dice questo, allora, che sfacciato che è. Guarda. Però posso dirti una cosa. Devo dire una cosa. È stato onesto, Marcello. L'ha dichiarato. Ha detto che è tifoso. L'ha dichiarato. Vabbè, è stato onesto. Quindi noi siamo stati qua a rovellarci in punta di diritto sportivo, invece bastava dire il giudice è un cialtrone perché non ha condannato uno dell'Inter. Ha avvantaggiato una squadra invece dell'altra. No, adesso io... dicendo te che un cialtrone... Giovanna, un elemento nuovo sul comunicato del Napoli. Una riflessione che mi sfuggiva, che però ho criticato il comunicato, e che mi ha segnalato l'attentissimo collega Michele Borrelli, no? Per dire la coerenza dell'Inter, anche del Napoli. Ah, Michele è collegato con noi! No, ma qui carta dell'Inter canta. Oggi il Napoli... Lo soffre. Soffre più Michele dell'Inter. Aspetta. Borrelli, siccome c'è un comunicato del Napoli che attacca il giudice. Nel 2016, Coppa Italia, Sarri allena il Napoli, no?
Pensa cosa va a tirare e attacca Mancini, ti ricordi la cosa dell'omofobia? Hai parlato del 2007, altro che 2006. Ok. Il Napoli fa un comunicato quella volta, perché Sarri prese solo due giornate, no? Era accusato di omofobia, eccetera. Sì, però ne ha presi due. La decisione del giudice sportivo conferma, scrive il Napoli, che Sarri non è razzista né omofobo. Ora Mancini accetta le scuse, no? Dice il Napoli. Il Napoli non ha mai nutrito alcun dubbio in merito e ritiene che il pentimento per le parole preferite manifestato ripetutamente pubblicamente da Sarri attesta ancora una volta le qualità personali e la capacità critica dello stesso. Cioè, quindi praticamente lì, perché andavano bene solo le due giornate, non attaccano il giudice sportivo. Qui invece, hai capito, sono tutte robe di parte, non hanno valore queste cose qua. Non hanno valore, dovrebbe aver valore. Ma da una parte o dell'altra, come lo Tito che si arrabbia con Pulisic per quel play mancato. Michele, questa aneddoto. È importante. L'ha già raccontato, l'aveva già detto un po' di tempo. Parlo di un mese fa circa. Solo che Marcello fa finta di non ricordarsi quando soffre. No, lui perde la memoria quando vuole lui. Hai capito? Marcello, quando vuole. Ma di Torino. Dopo lo smemorato con legno. Lasciando la storia di Acerbi, allora, Marcello ha ragione che tu sei diventato da granata a puro sangue un pochino nerazzurro. Io, quindi per lui è fumo negli occhi comunque. Io? Sì, cioè, Torino, sì, proprio Inter, ma proprio palese, normale che Marcello sei diventato un po' nerazzurro, dai. Negli occhi, è normale. Un po'. Tutto, ma scusa, allora devo dire, è diventato del Napoli, Chirico? No. Allora, no, assolutamente. Cioè, su una questione tra Napoli, in questo caso le squadre sono Napoli e Inter, Marcello tiene un po' più dalla parte azzurra. No, io invece gli ho sempre difendo, detto, Paolo, tu che sei un avvocato, devi confermare. Io ho detto, io credo al giudice, se ti ricordi cosa ha detto. Io non ho detto che credo a Juan Jesus o a Ma il giudice è un giurista alla sentenza. Se avesse fatto, la avuto sentenza. Una sentenza. Crediamo ai giudici. Ad attribuire a Marcello un filo napoletanismo che non gli appartiene. Marcello è semplicemente anti-Inter, non è quello, a favore quello, del Napoli, quello. È contro di quello. In verità gli hai detto che soffre Borrelli. No, e Borrelli che un po' lo soffre, ti fa più dell'Inter. Cioè, no, che soffre adesso Borrelli. Adesso non l'ammette, lo soffre Marcello. Ma non è vero. Non ho mai sofferto Borrelli. Michele si ricorda dal 2000. Allora, Michele ha una memoria storica che è impressionante. Io non soffro proprio nessuno, allora, non soffro. Io quello che ho da dire fuori dai denti lo dico a te, a Bargigia, a Borrelli, a tutti quelli che mi capitano a tiro. Non è che devo stare a soffrire qualcuno. Io non soffro proprio nessuno. Ma infatti non soffro nessuno. Bravo Marcello. Michele, ma Michele ha detto no. Michele, è la memoria storica. Aspetta, Chirico ha detto una cosa. Michele, mi attengo alla decisione del giudice sportivo. Se poi mi chiedete in camera caritati se io sono uno sincero, credi alla versione di Juan Jesus o alla versione di Acerbi, io, Marcello Chirico. Tu a che credi, Giovanna? No, io non ho. Io non sono nella posizione. Giovanna crede a Juan Jesus. No, io credo. Lo dici dopo in pubblicità, io Giovanna. Vi dico questo. Che a botta calda, quando ho sentito Juan Jesus andare dall'arbitro e dire quelle cose giudice, alla sbagliato. Fine della trasmissione, della partita, mi sono sentita dalla sua parte da un punto di vista umano, perché però ricevere da un tuo compagno, da un avversario, ma comunque da uno che gioca a calcio, non dagli spagnoli, credo che sia un qualcosa di brutto. Ma poi tra l'altro gliel'hanno chiesto, non ho elementi lui per non credere a Juan Jesus. Cioè lui gli hanno chiesto cosa è successo in campo per con Acerbi, e lui l'ha raccontato. Comi, aspetta, arrivo Vinci. Io invidio la saggezza, la competenza, l'abilità sia di Marcello, di Giacomo, di Bargigia a livello televisivo. Perché sono veramente bravi. Io sono un neofita, quindi. Invece no, tu sei una brava persona. No, tu sei una brava persona. Antonio, tu hai detto delle cose di una pacatezza, di un equilibrio, e hai detto pacatezza e equilibrio. Dici, mi attengo alla sanzione, tra la decisione del giudice sportivo e la sentenza. Ma sì, cosa ma lui che tu può, hai ma predetto, lui non può esprimere il suo parere. Giusto, ma infatti perché mica Comi mi ha mai detto, detto che io dico delle bestialità. Lui mi ha soltanto detto, io la penso così, tu la pensi un'altra maniera. Che gli altri tre, neanche Vinci. Cosa ti hanno detto gli altri tre? Cosa ti hanno detto? Che sei contro l'Inter. C'è un dettaglio fondamentale. Sì, ma velocissima, prima della pubblicità. C'è un dettaglio fondamentale. Marcello continua a dire
che dà ragione ad Antonio e non agli altri tre. Peccato che in studio siamo in quattro. Questo no, dimostra la tendinità. Anche neutro Ricci come non sta come facendo il casino che fate voi. Esatto. Noi stiamo facendo il casino. Stiamo facendo il casino perché lui dice che ha ragione Juan Jesus e io dico che ha ragione Giulio. Però Marcello vuole sapere se tu... Se Acerbi fosse della Juventus, ma secondo te cosa diceva Chirico? Ben ritrovati, allora chiudiamo questo discorso, poi qualora arrivassero aggiornamenti ovviamente... Perché chiudiamo? No, non è mica con finito. Antonio Comi in veste di giudice sportivo... Cioè ora però vorrei tanto che Acerbi si impegnasse contro ogni atto discriminatorio per confermare la sua buona fede. No dai, ora, ipocrisia, in avanti Marcello, vorrei questo suo impegno. Ipocrisia. Poi per il resto, poi io ripeto, ma non ha bisogno. Non lo ritengo razzista, non l'ho mai ritenuto razzista. Io ritengo che sicuramente qualcosa è successo, e perché Juan Jesus non è un fesso, lo ha sentito per bene. Ancora. E quando gli ha chiesto scusa per qualcosa che quello ha, di qualcosa di più grave, non sicuramente ti fa. Questo lo dici tu, però. Perché adesso Marcello mi sembra di aver capito. Quindi Acerbi dovrebbe andare in campo con la faccia pinturata. Mi sembra aver capito che ha detto qualcosa di più grave. Perché? Allora, questa è la cosa che pensi tu, Marcello. Perché vicino a Juan Jesus e a Acerbi non c'erano 300 giocatori. Nessuno ha sentito niente e tu dici che Acerbi ha detto una cosa più grave? Perché Juan Jesus insiste, perché Juan Jesus l'ha ribadito per due volte, non è così cretino che va a dire una cosa falsa. Lui l'ha sentito bene cosa gli ha detto. Allora secondo te Acerbi è bugiardo? Acerbi è bugiardo? Non so, è bugiardo? Un po' furbacchio. Scusami, Juan Jesus non è stupido, non dice delle cose che non ha sentito. Allora io dato che c'è un'altra persona che è Acerbi, perché la causa è tra Acerbi e Juan Jesus, allora vuol dire che l'altro, secondo Chirico, è bugiardo. Allora sì. Allora è bugiardo, è stato bugiardo anche il giudice che ha dato la sentenza. No, non si può dire che è bugiardo. No, ma io dico secondo Chirico Acerbi non ha detto la verità. A Juan Jesus nessuno ha detto che è bugiardo. Il giudice ha scritto nero su bianco che Juan Jesus può avere nero su bianco, che Juan Jesus può avere equivocato la frase. Nessuno ha detto che è bugiardo. Non puoi continuare a ritirare in mezzo questo tema. No, però io voglio dire una cosa. No, ma ci sta girando intorno, ma non ce la fa. No, ma secondo me se noi continuiamo a ripetere sta roba, Giovanna. Sono andati faccia contro faccia. Ti sono parlati. Lui gli ha detto: "Ma hai detto nero?". No, non ti ho detto nero, ti ho detto che ti faccio nero. Allora sicuramente quello ha detto: "No, io ho capito che mi hai detto nero". Intorno erano 22 giocatori. Secondo te c'erano 22, scusami, c'erano 22 giocatori. Ma l'ho detto prima, in mezzo all'area poi, in mezzo all'area. Ma secondo te se un giocatore del Napoli avesse bisbigliato qualcosa non avrebbe testimoniato? Certo, ma certo che sì. Allora io dico, ma perché noi dobbiamo pensare che uno o l'altro è bugiardo e chi era intorno a loro non ha detto niente? Ma chi pensa questo? Non usciamo più da sta roba. Ognuno si tiene la propria convinzione che è fatta di sensorialità. Ma la cosa bella, Giovanna, scusami, ma si parlano loro tre, no? Ferri parla con Bargigia. No, io stavo parlando con te. Io stavo parlando con te, non con Bargigia. Scusa, ma è geloso? No, ma scusa, Giovanna, gli dici che io stavo parlando con lui. No, Marcello, ma io volevo chiudere l'argomento. Marcello Chirico, però io stavo parlando con te, non con Paolo, perché tu avevi detto, tu ci hai detto a noi che ti stiamo ascoltando, ma Juan Jesus può essere così bugiardo? Nessuno qua ha detto che Juan Jesus è bugiardo. Io ti ho solo risposto a te, perché hai parlato tu. Ti ho detto, ma dato che tu stai dicendo, ma possibile che non gli ha detto niente? In campo, io ti sto dicendo, nella sequenza, oltretutto Juan Jesus ha portato anche il filmato. Ha portato un filmato. Non è stato scoperto niente. Perciò hanno valutato che non c'era niente, neanche del filmato che ha portato Juan Jesus. Perciò, cosa ti dobbiamo dire? Aspetta, Marcello, adesso si nuovo, iniziano tra di loro, loro tre.
Loro tre adesso. Allora, sì, ma Giovanna, volevo... ma io non ho mai visto Giovanna. Comico. No, è veramente, no, aspetta, aspetta. È veramente uno spettacolo. È veramente uno spettacolo. No, ma io, è uno spettacolo, Antonio, perché... io aspetta, nella mia lunga carriera televisiva non ho mai visto un collegamento da remoto, da remoto, così Giovanna, così. Giovanna, chi parla è Giacomo. No, spezziamo questo Marcello. Bargigia e Marcello, uno esatto. Spettacolo, però uno accusa l'altro, uno fantastico, spettacolo. Ma questo è una sitcom, Antonio, è una sitcom. Allora, no, ma la cosa bella è che Giacomo chiede una cosa a me ed interviene invece Bargigia. ma questa è tattica. Ma perché è tattica, Marcello. Marcello, questo ha un senso logico. Marcello, se la voce tanto faccio il giudice. Allora, però scusami, aspetta, voglio ma non sei da meno, Marcello. Ma c'è un senso logico? Cioè Marcello ha lanciato un'accusa, ma c'è un senso logico. Cioè, Ferri chiede una cosa a Chirico, poi risponde Bargigia, perché comunque la sua risposta è più seria di quella che potresti dare tu. E quindi è un upgrade. No, così, ragazzi. La cosa bella è che Giovanna voleva far finire me, ed è mezz'ora che parlate voi. Scusa, Antonio. È una cosa bellissima. Ciao, Antonio. Scusa. Ma tu, come, poi vengo Vinci, come porresti la parola fine a tutto questo? Anche a quello che si è creato qui, Verga Vinci, no scusami, Verga Bargigia, ce la fa. Di la tua. Non ce la fa. Di la tua. Ce la fa. Che qualcuno ha accettato la sentenza del giudice e qualcun altro viceversa non l'ha accettata e gli dà anche fastidio. Facciamo i nomi. Basta. Tu non l'hai accettata. No, voglio chiudere io, per favore. Non l'ha accettata chi? Antonio, chi è che non l'ha accettata? Chirico non l'ha accettata volentieri. Perché secondo te, Antonio? Perché non l'ha ritenuta giusta. Io non è che voglio essere fazioso, però perché, non la ritiene giusta. Perché non punisce l'Inter. Secondo me, Chirico, non condivido il tuo modo di ragionare, perché c'è un giudice che ha ascoltato, ha valutato tutto quanto e ha dato una sentenza. E bisogna rispettare questa sentenza. Io condivido, tra l'altro, perché l'ho detto anche nella puntata precedente, detto, sì, che se non ci sono delle prove è inutile stare a parlare del più, del meno. Perciò anche Antonio... No, io vorrei dire l'ultima parola, Vinci, se possibile. Vai, a te l'ultima parola. Contro Chirico. No, le sentenze costituiscono, se diventano cosa giudicata, come in questo caso, verità. Punto primo, le sentenze, se non sei d'accordo, si appellano. Questa non è appellabile. Quindi, non essendo appellabile, è la verità, è la cosa giudicata. Viva il giudice, viva la perciò sentenza. Perciò abbiamo vinto noi, Olè, il giudice. Per cui, noi giudici abbiamo vinto. Di Antonio e ascoltato l'intervento di Paolo Vinci, siamo in cinque d'accordo con Marcello Giacomo. Guarda, Giovanna, siamo 5 contro 1. Aspetta, ma l'avevo immaginato. Però Giovanna, io vorrei ancora chiedere una cosa all'interista Ferri. Di Marco. Lo vedi proprio Fabio, una cosa, Fabio. Devo andare in pubblicità, poi cambiamo argomento. Di Marcello, giuro, prometto, vai. Di Marco che va lì davanti a Juan Jesus, si mette la mano davanti alla bocca, sì, e sta lì 2 minuti a parlargli con la mano. Cosa gli stava dicendo, visto che non ha sentito niente, cioè cosa gli stava dicendo Di Marco? Ma guarda, cosa che è andato. Dimmelo, spiegamelo tu, Di Marco, con allora, la mano davanti alla bocca per non farsi adesso vedere. Adesso te lo spiego. Che cosa la mano davanti alla bocca adesso la mettono tutti perché per non far leggere il labiale. Ma io invece ti dico che Di Marco non è andato in un angolo dietro la bandierina con la mano sulla bocca a dire a Juan Jesus o a Cer. No, ha parlato con l'arbitro. C'era anche Barella, se guardi il gruppo. Così. Sì. Così. Vabbè, lo fanno tutti. Lo così, fa tutti. Parla così, cioè, quando devo sentire. No, ma scusa, ma cosa vuol dire? Da nascondere. Hai qualcosa da nascondere? Ma cosa da nascondere? No? Marcello, ma tu le vedi le partite negli ultimi 20 anni? Le hai viste? Quando parlano sia in panchina che in campo, secondo te non hai mai visto nessuno con la mano davanti alla bocca per non far vedere? Io ti dico un esempio, l'ultima partita. No, ma io mi chiedo. Allora, no, ma non fare il furbo. Ma era vicino all'arbitro, Marcello. L'immagine dice quello che ha detto l'avrebbe sentito. Ma certo, c'era l'arbitro, però c'è uno spunto interessante. No, ma aspetta. Marcello, perdonami, Marcello, scusami. Allora, nel momento in cui va a parlare, se avesse detto qualcosa di non positivo, lì c'erano anche i giocatori del Napoli, oltre all'arbitro.
Perciò, ma secondo te è andato a dire una cosa che non poteva dire? Ma perché si intrattiene? No, ma perché, se visto che non ha sentito niente, perché lui va lì e si intrattiene due minuti con Guargesus? Questo come fa? Come posso? Io non so cosa ha detto. No, gli dice, però se io voglio mettere la mano davanti... No, 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 ascolta. Guargesus non mette la mano davanti alla bocca. Continua a parlare e dice no, no, guarda che non è... No, perché lui dovrebbe... Invece l'altro continua... No, no, no. Ma secondo te, allora, con la mano davanti l'ha fatto per non far vedere le telecamere a me e te. A me e te. Ma se io parlo con la mano davanti e vicino c'ho l'arbitro a un centimetro, il giocatore del Napoli a un centimetro, c'è Guargesus che stava parlando anche con l'arbitro. Tu dici, perché la l'immagine. Ma senti, lo fa solo per non far vedere il labiale. Tiene, io devo andare in pubblicità. Ma no, ma torniamo e vediamo se rimaniamo in ambito Inter, ma cambiamo. Però prendiamo lo spunto interessante, dopo, perché qui c'è uno spunto interessante. Dopo. Ben ritrovati, il futuro prossimo e anche un po' più a lungo getto di Lautaro tra poco nel mirino di Diretta Studio. Prima però c'era Verga che voleva concludere, io non so cosa voglia dire, lo scoprirò vivendo. Credo, per concludere il tema che abbiamo ampiamente trattato, ne parlavo con Giacomo, che si possa prendere spunto dall'annotazione che ha messo sul tavolo Marcello, questa cosa del coprirsi la bocca quando si parla eccetera eccetera. E potremmo proporre nelle prossime trasmissioni che Marcello, prima di parlare, si copra la bocca, così almeno non lo ascoltiamo, e credo sia un grosso vantaggio per tutti. Beh, no. È solo da non venire quando ci sono io. Puoi solo chiedere alla produzione di non venire quando ci sono ma io. Ma Giacomo è d'accordo con me, fastidio. Però, quindi non può venire no, neanche lui. Io non però vengo nessuno, facciamo la trasmissione io e Giovanna. Ho sempre chiesto, voglio andare quando c'è Marcello. Io ci sto. No, facciamo la trasmissione io e Giovanna, non vi preoccupate, riempiamo 4 ore tranquillamente senza di voi. Secondo me allora, è il più obiettivo. Ve lo dico con la mano davanti. Con ciascuno di voi. Così è efficace. Vivinci, dimmi, da avvocato cosa vuoi dire? Io ritengo che sia molto obiettivo invece Marcello, anche in tema di Juventus, è critico abbastanza. Vero. Però questa sera gli è venuta la smania, secondo me, di colpevolezza. No, ma la smania, Paolo, mi viene per il semplice motivo che te l'ho detto anche prima, solo che sono stato tacciato di tifoso, sei di parte, non lo puoi dire. Io noto soltanto che quando la giustizia sportiva si prende, deve esaminare un caso dell'Inter, l'Inter ne esce sempre fuori bene, sempre. Ti riferisci a mani pulite, no? Da poco. Quindi vedi, per questa trasposizione, quindi allora saresti stato meglio se Acerbi fosse stato, avesse avuto il marchio sulla fronte del razzista. Dovevano mettergli un marchio. Ma di nuovo, ma era quella la sentenza che aspettavamo, Giovanna. E non è che si scherza. Frase razzista. Cioè, non si scherza proprio per questo. Un conto è un comportamento razzista. Io non ho detto che era razzista. Chiamalo come vuoi, però la sintesi è che se uno dice queste cose, non è quella la sintesi. Viene considerato razzista. No, perché io non ho mai pensato. Allora, essere razzisti vuol dire discriminare quotidianamente una persona in base al colore della pelle o al sesso, o sessisti, razzisti. Credo che invece l'uso di una frase razzista sia comunque deprecabile, ma venga limitato all'uso di una frase razzista, che è grave, che rimanga nel nostro retaggio culturale e va estirpato. Ecco le punizioni serie, ma non fanno di un uomo un razzista. Però io ho sentito, cioè, non mi sembra aver capito che Marcello ha detto che negli ultimi anni ogni volta che c'è una sentenza che questo c'è di mezzo l'Inter va a favore questo vuol dire, allora non dobbiamo più credere a niente? Non si può dire. No, io la giustizia sportiva no, non credo. Si può io dire. La giustizia sportiva no, non no. credo, basta. No, si può dire. Tu puoi dire, Marcello, tu puoi dire quello che vuoi. Però io da anch'io come ospite, sento la frase, dico la mia. E dico, uno che dice così vuol dire che non crede più nella giustizia. Poi, Giacomo, perciò, a prescindere dalla sentenza di Acerbi, però tu non hai detto solo quella di Acerbi. Hai detto, ultimamente, se non mi sbaglio, quando c'è di mezzo l'Inter... devono giudicarla e ne esce sempre bene. Cioè, però sì. Giacomo, o la Juve ne esce sempre male, che su alcuni aspetti Marcello non ha torto, perché per esempio quando lui dice di non fidarsi della giustizia sportiva,
di una giustizia sportiva che permette a una società di continuare a fregiarsi pubblicamente di due scudetti che gli sono stati revocati da quella stessa giustizia sportiva, non c'è molto da fidarsi. Fuori, sempre la solita battuta fuori. No, non è una battuta, è un dato di fatto. Una giustizia sportiva ti ha revocato due scudetti, la stessa federazione permette a quella società di continuare a fregiarsi pubblicamente di quei due scudetti revocati. Se tu vai, è un tema di mala giustizia sportiva. Ascolta, da quanti anni è che non vieni all'Allianz Stadium a Torino? Da quanti anni è che non ci vieni? Dall'anno scorso. Da quanto? Dall'anno scorso. Ecco, già dall'anno scorso quel 38 scudetti non c'è più all'ingresso della tribuna. Lo sai? Che non c'è più da anni. No, francamente non c'è più. Ecco, non ci hai fatto caso. L'hanno tolto. Comunque, da quando non c'è più Andrea Agnelli, non c'è più. Ci sono anche gli errori, sono esistiti nella nostra storia anche di giustizia ordinaria, i grandi errori. Non è che è un uomo il magistrato, il giudice, c'è fallibilità in tutti i mestieri, figuriamoci se non c'è insomma anche nel loro ambito. Detto questo, Lautaro Martinez, sapete che è dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? In nazionale non è che brilli, con l'Inter e nel campionato italiano se li mangio tutti in un solo boccone, trascina, fa l'uomo a tutto campo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo a vedere che cosa ha detto nello specifico del suo ritiro, perché ha risposto a Costa Curta che in seguito all'eliminazione dalla Champions aveva fatto notare quanto anche a livello internazionale, non solo con la maglia dell'Argentina, i suoi gol non ci siano, manchino all'appello, no? In Champions. Ma essendo un opinionista come noi, dobbiamo difendere Costa Curta. Da Lautaro mi aspettavo di più, ma anche al mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che in certe partite non riesca a emergere fino in fondo, come io credo abbia tutte le possibilità di fare. In Europa servono una mentalità e una determinazione diversa rispetto alla Serie A. Credo che Costa Curta, risponde Lautaro Martinez, abbia detto che non avrei giocato bene partite importanti, e non è vero. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club, beh, quello non l'ha contato. Lo invito a rivedere quel gol, e non solo quello, ma anche moltissime altre partite. Chi vuole iniziare? Ferri, che è interista. Secondo, esatto, ma Chirico. Certo. Poi voglio sentire Co. No, Costa Curta può dire quello che vuole, però io ti devo dire che forse è solo per il rigore che ha sbagliato, che chiaramente poi dopo sono stati dei momenti un po' particolari, però un giocatore come Lautaro, secondo me, ha dei margini di miglioramento ancora molto ampi. In questo momento ha fatto una finale di Champions, è un nazionale argentino. Io mi ricordo che questa cosa l'hanno detta anche su Messi, che non vinceva niente con la nazionale prima di vincere. Non so se vi ricordate. Di Messi? Dicevano che con le squadre di club... Non incideva. Io ve lo ricordo, con la propria nazionale non incideva. Però non andava bene, perché con la nazionale è un discorso diverso dal mio punto di vista. Con la squadra di club non potevi dire niente neanche di Messi prima. Credo. Però invece di Lautaro dice a livello internazionale, perché in Champions l'anno scorso ha fatto solo 3 gol, mi pare quest'anno, cioè il bottino è misero, cioè, anche no, con l'Inter addosso. No, secondo me, se ho capito bene, c'è un rendimento diverso. Se noi consideriamo Lautaro anche per le sue pretese, probabilmente giuste, di uno stipendio da top player come attaccante, lo devi proiettare come profilo sui più grossi attaccanti europei. E i più grossi attaccanti europei nelle coppe, in Champions, hanno indubbiamente un'altra marcia, cioè Haaland, Manchester City, Lewandowski, Bayern Monaco, cioè vai a vedere il bottino di gol e quanto incidono questi attaccanti, incidono sia nei loro campionati che in Champions. Lui un po' meno obiettivamente, però posso dirti, se ti posso rispondere, cioè, Paolo, il mio pensiero è che comunque questi giocatori che tu hai citato giocano in squadre dove ogni anno, se non vincono la finale, arrivano in semifinale. Da minimo... Beh, però tu l'hai detto, lui ha fatto la finale l'anno scorso. Sì, ma l'ha fatto una finale. Cioè, Paolo, questo è un giocatore che comunque io credo che ha ancora di immagini, di miglioramenti importanti. Se andiamo a prendere Haaland o Kane o non so, prendi Mbappé... Comunque sono giocatori che giocano in squadre, cioè, che vedi, se arrivano sempre nei primi 4 tutti gli anni. Vedi Giacomo, classifica, cioè, marcatori Champions, Mbappé 6 gol, Haaland 6, Griezmann 6, Kane 6, Galeno 5, Julian Alvarez 5, Højlund 5, Morata 5, Gabriel Jesus 4, Foden 4,
Bellingham 4, che non è un attaccante. No, cioè, voglio dire... Sì, sì, c'è un po' questo tallone d'Achille che anche l'anno scorso, 4. Che l'Inter è arrivata in finale, sì, lui ha segnato 3 gol. Capito, no, però secondo me no, dipende, ma cioè, anche... Non è una critica per dire che è un giocatore scarso, che probabilmente è così impattante nel nostro campionato e ancora un po' meno a livello internazionale, questo è vero. Per il momento sì, per il momento sì. Poi ritorno, ovviamente, poi da ciascuno di voi. Arrivo, vinci. Comi, vinci. Lautaro, in questo momento storico, è sicuramente uno degli attaccanti più forti che c'è nel campionato italiano, se non il più forte. Costacurta ha giocato con dei grandissimi campioni, quindi il paragone lui lo fa in questo senso, e lo fa anche con, come dicevi tu prima, con gli altri attaccanti europei. E secondo me in questo momento Lautaro non è ancora il campionissimo come dice Costacurta, perché la finale del campionato del mondo non l'ha giocata, l'ha giocata Alvarez, che era quello del Manchester. Non è titolare, insomma. Non era titolare. Con questo credo, come dice Giacomo, che ha dei margini di miglioramento, è ancora giovane e può raggiungere certi obiettivi. Messi è un discorso a mio avviso ancora diverso, perché è stato il più grande calciatore insieme a Maradona, insieme a Cristiano Ronaldo, a Pelé. Cioè, si parla dei numeri uno assoluti. Martinez, Lautaro Martinez, non è sicuramente tra questi per me. Ecco, sì, no, ma poi Messi era criticato un po' in nazionale perché si diceva che in un modulo costruito intorno a lui al Barcellona andasse a 3.000. Fuori da quel modulo, poi ti ricordi che lui stava anche male fisicamente, aveva avuto quelle crisi, gli veniva la crisi di vomito, no. Stava male, cioè... Però secondo me dipende anche dalla squadra che giochi, Paolo. È fondamentale la squadra. La squadra in cui tu giochi è fondamentale, sia per la crescita che per a livello numerico di gol. Allora, sentiamo sì, Vinci. Sì, però se tu sei forte, forte in Italia fai la differenza, come la fa lui. Ma se sei forte, forte vero a livello internazionale, la fai anche in una squadra che non è il Manchester City. Cioè Galeno del Porto ha gli stessi gol di Mbappé e Haaland, paradossalmente. Però, non so. L'angolo di visualizzazione di Costacurta è quello di grandi campioni con cui ha giocato, è vero. Però, obiettivamente, anche oggi che di campioni ce ne sono, Mbappé è uno di quelli, Haaland un altro, non arriva a livello il Lautaro loro, anche pur giocando l'Inter in una finale di Champions League, pur avendo fatto un ottavo di finale, non ha inciso. Non è solo il rigore sbagliato. E la presenza anche nel tabellino dei marcatori in Europa. Nel nostro mediocre campionato italiano l'Inter è troppo superiore alle altre, ha 14 punti di vantaggio sulla seconda, possono anche crescere secondo Paolo, me. Paolo, perdonami, punti. Ma Lautaro Martinez a livello numerico, secondo te tra lui e Kane, che differenza c'è dalle partite di Coppa di Champions League? Harry Kane. Sì. Non di gol, di partite fatte. Ma diciamo, sai qual è la differenza? Da 1 a 1000. Kane. Questa è la differenza, ragazzi. Kane però non ha giocato. No, non sto dicendo che è dello stesso livello. Non ha giocato in una squadra forte. Paolo, come perdonami, l'Inter. Non sto dicendo che cioè, tu dici non è abituato a certe pressioni. No, è abituato. Dipende, quindi... Joe, secondo me dipende dalla squadra in cui tu giochi. Che tipo di percorso io ti sto fatto, dicendo, sì. Anche lo stesso Haaland, che è molto giovane, se vai a vedere le presenze in Champions League, perché qua si sta parlando della Champions, giusto? Allora, se vai a vedere le presenze, è importante anche quello, perché giocava se uno nel Tottenham, ha 50 presenze contro 10, ha più possibilità chi fa 50, ripeto, non sto dicendo che sono uguali come forza, hai capito? No, ho capito, Ma secondo me sostanzialmente non ha torto Costacurta su quello che dice, perché nei momenti incisivi... Come diceva Antonio, Paolo, se paragoni Antonio a Van Basten è chiaro che... Sì, ma ha ragione Antonio, ma io sto portando quelle cose che ha detto giustamente Antonio sulla... Sull'epoca di oggi, anche oggi non incide a questo livello rispetto a quei grandissimi campioni, pur essendo l'Inter una squadra molto più forte del Tottenham, faccio un esempio, perché lo stesso Antonio Conte l'anno scorso richiesto mi disse testualmente che questo Tottenham era una squadra che non aveva mai vinto niente e che non aveva niente per competere con il Milan, che non era sinceramente l'Inter, che era una squadra superiore l'Inter al Milan di questo riferimento. E quindi secondo me ha ragione Costacurta, Lautaro non incide nei momenti decisivi in Europa. Nonostante oggi ti abbia ricordato il gol, quello te lo ricordi. Però è anche inutile perché ormai era già qualificata l'Inter. Allora devo andare in pubblicità, fatemi essere puntuali per una volta, lo so che c'è Comi che deve dire ancora qualcosa, c'è Verga che deve parlare del tutto e c'è anche Marcello Chirico, perché caro Marcello ovviamente io poi mi catapulto da te. Pensavo non mi facessi parlare. Avete parlato troppo. No, devi parlare con la mano davanti.
Ben ritrovati, insomma, ragione Costa Curta, dare una tara, mettere un limite, un confine a queste ambizioni dell'argentino dicendo oh, sei bravo in campionato, ma insomma in Champions non è che segni tanto, ha ragione Lautaro a dire sì, ma ho segnato nel derby e non è vero quello che dici. Chi doveva parlare? Con chi ce l'hai? Non lo so. Chi, ah no, c'era Comi che voleva ancora dire. Ti giri di qua, devo parlare male. Io non ho più niente da dire. No, Comi. Io passo la parola a Chirico. A Chirico. Allora, Chirico, poi vado da Verga Vinci. Ma poi Comi nella vita è uno che con i gol, insomma, cioè conosce ecco, la materia. Ecco, parola dai. A Chirico che parla sempre Bargigi. Sempre. Parola no, ma è incredibile. Io cioè, un avatar. Sto dicendo una cosa buona. Sto dicendo una cosa buona su Antonio, su un ospite, e lui hai capito da là, cioè gli dà fastidio, non posso intervenire. Signori e signori, no, ma tu intervieni Chirico, per troppo, favore. Non è che non oh, puoi, tu intervieni però sempre fuori luogo. Quando gli danno la parola a me intervieni. Vai, parla, parla. Ecco. Cosa è che io su sta cosa do ragione. Ecco, parla a lui. Ma stavo parlando Comi. Vai, Bartello. Ma incredibile, Giovanni, vero o no che doveva parlare? Ma Comi che stava dicendo non so, parla, io, Giovanni, parla, non so più cosa è vero, avete ragione. Io mi sono già espresso. Vai, vai, ha ragione, sono in trepidante attesa. Marcello, in questa occasione ha ragione. No. Posso? Sì. Vado? Ho il permesso di Bargigia, posso? Assolutamente, allora, vai, vai. Allora, in questa disputa di Atri, ha ragione Costa Curta, secondo me, perché ragiona sui numeri. Tu guarda i numeri di Lautaro in campionato, sono completamente differenti dai numeri di Lautaro sia nelle coppe e sia in nazionale con l'Argentina. Sono i numeri. In campionato lui fa 20, 23, 21, sempre un mucchio di gol. Appena va in Europa ne fa uno, due. L'anno scorso ne ha fatti tre in 13 partite. In Argentina non segna Lautaro. Nei mondiali non ha mai segnato. Nei mondiali non ha mai segnato. Nei mondiali in Qatar non ha segnato. Nelle qualificazioni mondiali di adesso ha già fatto 10 partite. Non ha fatto un gol. Ha ragione Costa Curta. Cioè sono i numeri poi che parlano. Poi lui può dire ho fatto gol nel derby, beh, meno male che ogni tanto ha fatto gol nel derby. Infatti l'anno scorso su 13 partite di Champions League ha fatto 3 gol, è già il suo record, perché a meno che adesso arriva Borrelli mi tira fuori un'altra statistica. Non lo so, che Borrelli è sempre in agguato e poi ha veramente Borrelli tentacoli ovunque, in comunicazione stretta con Borrelli non gli chiederemmo neanche Vinci nulla, direbbe certamente che ha ragione Lautaro, quindi vabbè, certo. Vinci, io ho cercato ha ragione Costa Curta certamente per le ragioni che abbiamo detto, quindi a numeri italiani stratosferici in un campionato mediocre come quello italiano, una squadra più forte in Europa dove si deve competere con altre squadre, financo l'Atletico che è inferiore all'Inter, ha fatto Cirecca anche lì purtroppo in Europa, sia in nazionale che in quindi Europa. Non pensi quello, perché tu hai detto l'Atletico che è inferiore all'Inter, quindi non credi che, come dice Ferri, sia un problema di squadra, no? Di non è un forza problema di dell'Inter dell'equipe, è forte, diciamo. No, anche di numeri. Sai i numeri quali sono? Dipende quante partite hai fatto. Di perché esperienza. Prima abbiamo fatto, no, proprio partite fatte sul campo, parlo della Sempio. Sì, sì, sì. Allora, se tu vai a parlare delle partite fatte, gol fatti, è un discorso, ma non puoi paragonarlo a un altro giocatore, perché magari un altro che può essere Haaland o Kane ne ha fatte in Champions, ad oggi ne ha già fatte 100. Cioè, lui no. Però l'anno scorso percorso no, ma quest'anno netto, ha fatto le stesse. 13-3. Quest'anno ha fatto le stesse partite Haaland. Quest'anno? Ha fatto 6 gol. Però Paolo, bisogna dire in questo momento, se vuoi valutarlo in questo momento, perché questo giocatore secondo me ha dei margini di miglioramento. No, certo, certo. Secondo me non gli dice bene il fatto che sia, vabbè, non è un'equazione perfetta, però, cioè, sui rigori. Sui rigori è veramente... Non va, non deve tirare i rigori. È da migliorare. Il rigore, c'è chi sa tirare, che poi può anche sbagliare, ma c'è anche chi non è portato a tirare i rigori. Degli attaccanti di cui parlavamo prima, no, li tirano? Beh, sì, beh, li tirano, sì. Sì, beh, li tirano, sì, tutti gli altri. Lui un po' quel tallone d'Achille. Verga, ultimo ma non ultimo. Ma mi piange il cuore, ma mi tocca dare più ragione a Chirico e a Vinci piuttosto che a Giacomo. Ma ti piange il cuore per per Lautaro Martinez o per dover dare ragione? Per dover dare ragione a Marcello, cioè assolutamente. Non per l'argomento. Perché il tema effettivamente, allora, secondo me Paolo Vinci pecca quando continua a riportare che l'Inter quest'anno è superiore, perché qui parliamo di Lautaro nella sua carriera in Italia all'Inter, non solo l'Inter di quest'anno, anche l'Inter degli anni scorsi, che non era così superiore alle altre, visto che ha vinto uno scudetto negli ultimi 6 anni.
Però se andiamo a guardare i numeri, effettivamente i numeri sono impressionanti e anche senza paragonarlo ai numeri delle partite giocate dagli altri giocatori come fa Giacomo, se guardiamo Lautaro all'Inter in generale, da quando era ancora la riserva di Icardi ad oggi, in Serie A, in circa 200 partite, ha fatto più di 100 gol. Quindi non la cosa episodica della singola partita, ma in un periodo molto lungo, quindi con una continuità di rendimento importante, Lautaro nel campionato di Serie A fa più di un gol ogni due partite. Sì, ma qui si parlava a livello assoluto internazionale, per essere un top player. Posso parlare o intervenire chi con la mia difesa? Però faccio un inciso, vi creo la suspense. No, ti creo la suspense. No, aspetta, aspetta. Arrivo sul perché voi avete evocato Michele Borrelli. Ecco, io questa sera sono il portavoce ufficiale di Borrelli. Fammi finire prima. E c'è una tesi importante che sostiene. Allora, dopo quando vuoi, quando posso. Arriviamo a te, Vergisio Borrelli. Numeri, prima, a fronte di un giocatore che, ripeto, non prendo il caso singolo dell'ultima stagione, ma prendo tutta la sua carriera, mentre in Serie A con l'Inter ha fatto più di un gol ogni due partite, in Champions League, fino ad oggi, in tutta la sua carriera con l'Inter, in 44 partite ha fatto 12 gol, quindi un gol ogni tre partite e mezza, per cui lo stesso giocatore nella stessa squadra in Italia fa più di un gol ogni due partite, in Europa ne fa meno di un gol ogni tre e mezza. Effettivamente c'è una discrepanza di rendimento importante. Allora, posso? Ma adesso c'è Borrelli, ma adesso arrivo, c'è Borrelli, ma prima c'è Comi. Arrivo anche se sono dei numeri Borrelli comunque interessanti. Certamente. Non, e come dice Giacomo, può migliorare, è in una fase di età anche giusta. 12 gol, poter... 12 gol in carriera in Champions League non sono pochi. Però no, 40 partite. Balza all'occhio il fatto che mentre in Italia fa un gol ogni 80 minuti, in Europa ne fa uno ogni 400. 12 gol, bisogna dire 12 in quante partite? 44. Aspetta, aspetta. Allora, la posizione di Borrelli è questa. Oh, attenzione. No, aspetta. Rullo di figuri. No, del direttore. Di Borrelli. Chirico si mette le mani. No. Di chi? Scusa, Paolo, non ho capito di chi. Michele? Del direttore Michele Borrelli. La posizione è questa. Dice, intanto non è vero che il suo record in Champions è di 3 gol, ma è 5 il primo anno di Conte, quando fece 5 gol in Champions e 2 in Europa League. Poi dice, inoltre ha segnato con Liverpool, Real, Barcellona. Vabbè, con l'Argentina ha vinto tutto, al Mondiale era infortunato. No, perciò era infortunato soltanto per due partite. La posizione assolutoria per due partite, totalmente grande Borrelli, assolutoria. Grande Michele, grande Michele. Io no, questa sera mi onoro di essere il portavoce. È giusto, è giusto. Marcello Michele sarebbe un ottimo difensore, un ottimo avvocato difensore dell'Inter. Basta, forse dovrebbe conoscere un pochino. No, io però da questi canali più volte ho provato a fare un endorsement a favore di Michele Borrelli, perché una volta tanto ci ascoltasse anche Beppe Marotta, io dico, dottor Beppe, lei che è un così uno più avanti degli altri, più bravo, guardi che veramente a prendersi Borrelli lì all'Inter, vero, all'ufficio della comunicazione, lei fa un grande affare. Lei fa un grande affare, quindi io ci provo di nuovo a fare questo endorsement per l'amico Borrelli, perché effettivamente lui merita un posto all'Inter. Ma deve sbrigarsi, non perché deve stare Marotta qua. Se ne va. Lui poco. Deve stare all'Inter, lui deve, perché lui è il personale, l'addetto stampa, il capo ufficio stampa della comunicazione dell'Inter, perfetto. Giacomo, sai perché Marcello fa questo endorsement per Borrelli all'Inter? Perché lo soffre e non lo vuole più. Vuole che vada via da qua. Sì, no, no, perché lui lo soffre. Io non capisco perché Michele è intervenuto con dei numeri perfetti e precisi, cosa che non è stato detto qua. Esatto. È stato detto, no, ma non fa gol, non fa qua. Michele è intervenuto preciso come al solito. Sì, ma questi numeri... E qua c'è qualcuno che lo soffre. E Marcello lo soffre. Non so, io ho detto qualcuno. Scusate, mi fa notare una cosa, direttore Michele.
Ieri era il compleanno di Marotta, ma anche di Borrelli. Grazie. Sarà un caso? Secondo me è stata Michele! La clave. Auguri, Michele! Auguri, buon compleanno. Il discorso è questo, che Michele... Arrivo, Marcello, aspetta che c'è. Michele, un attimo. È un interrogo. Avvocato, ci pensi lei. Michele è un interrogo, ha detto le cose che sono vere, effettivamente. Però non sposta la questione Costa Curta, Lautaro, perché la differenza è che i 5 gol li ha fatti il primo anno con Antonio Conte in panchina, tanti anni fa. Negli ultimi anni i numeri che abbiamo dato noi sono esatti, compresi quelli esatto. che davo tu, Paolo, i 3 gol che costituiscono il record certo, effettivo, che abbia segnato al Real e Barcellona nelle qualificazioni è molto meno importante. Liverpool, Real e Barcellona. A Liverpool anche. Sì, ma Liverpool segnò un gol inutile. Si fece anche espellere, però. No, ma è ovvio, ma non è che parliamo di un giocatorino, è ovvio. È un buon attaccante, cioè, un ottimo attaccante. È uno che giustamente adesso ha la pretesa di guadagnare 10 all'anno. Vuole andare tra i top e allora la lente di ingrandimento si focalizza. Diciamo che Lautaro Martinez ha tutte le possibilità per smentire le parole di Costa Curta nel proseguo della sua carriera. Questo sarebbe una cosa bellissima. Le parole di Costa Curta avallate da Chirico, giusto? Sì, sì. Condivise da Chirico e non solo. No, ma è giusto, anche da Verga. È giusto, onori e oneri, no? Vuole un contratto da top player e va giudicato per quello che lui si ritiene, per quello che desidera, no? Giustissimo, anch'io credo questa corrispondenza. Se io volevo dire due cose, Giovanna, allora a mia discolpa, perché purtroppo qui stasera è proprio un alzo zero nei miei confronti. Allora, per quanto riguarda Borrelli, caro Verbo, anche se andasse a lavorare all'Inter, io glielo auguro perché se lo merita e lui lo vorrebbe tanto, di sicuro, e guadagnerebbe anche molto perché l'Inter pagano bene. Potrebbe continuare a venire anche in trasmissione. C'è Scarpini, che io conosco, un ottimo collega, una brava persona, che va nelle televisioni e va a fare anche i suoi interventi, fa l'opinionista. Quindi, sì, ma avrebbe meno Scarpini, tempo. Lo può fare anche, non è vero. Ma avrebbe meno tempo, tu vuoi liberartene perché lo soffri, di la verità. Non è vero. Ma perché dobbiamo andare via Michele? Seconda cosa, infatti non ho detto che deve andare via, ho detto che può fare entrambe le due cose. Certo. Secondo, io non lo soffro perché ma anzi, se va di là verrebbe meno qua. Verrebbe meno tempo. Sì, ma comunque io da interisti preferisco avere Borrelli in studio che tanti di voi, a cominciare da Ferri. Poi, seconda cosa. Ai nomi, per favore. Voglio correggere Borrelli e poi il baciapile Ferri che subito andava lì a chinarsi. Io non ho detto che record 3 gol, ho detto forse il suo record. Però pure, Giacomo, se ti avessero chiamato baciapile in campo. Cosa ma sai perché lui può farlo? Perché era una puzzina, perché era qua. C'era qua, sai come si metteva la parrucca. Vai, Chirico. Io ho solo detto che tre nella Champions League, quell'anno lì. Hai detto due cose, le hai già dette tre. No, sono sempre sulla seconda, sempre sui numeri che tu contestavi, che tu dicevi non è stato più preciso Borrelli. Borrelli ti ha citato, io ho detto in Champions League il suo record è 3 gol, solo in Champions League. Lui mi ha citato una stagione di Conte nella quale hanno fatto 2 coppe. Hanno fatto la Coppa Champions League, sono stati eliminati e sono andati in Europa League. Ma 5 li ha fatti in Champions, Marcello. 5 per 2, Marcello. Paolo, dammi la tua idea, chiamo Michele, voglio vedere se è vero. Chiamiamolo. Sì. Cioè lui dice 5 in un girone dove sono stati eliminati, quindi magari non ha fatto gol decisivi, no, bisogna però ne ha fatti 5 in Champions, quindi il record non è 3. Lui dice ne ha fatti 7, è vero, quella non è 5 più 2. Ma ne ha fatti 5 in Champions, competizione. Ne ha fatti 5 in Champions, hai sbagliato anche questa. Borrelli ti ha distrutto anche stavolta. Borrelli ha vinto lo scudetto anche stavolta. Esatto, Borrelli ha vinto lo scudetto dei numeri su te anche stavolta. Ha vinto lo scudetto Borrelli, la seconda stella già. Ascoltate baciapile, poi negli altri anni ha fatto un gol nell'anno successivo, un gol l'anno dopo, un gol l'anno dopo, poi 3 gol e poi 2 gol. Ma nessuno lo nega, ma tu hai detto che il record era 3 gol, invece deve essere più bello. Nessuno lo nega negli anni successivi, ma tu hai detto che il record era 3 gol e Borrelli ti ha smentito dimostrando che il record è 5 gol. Tu hai provato a dire ma ha fatto anche l'Europa League, ma Borrelli ti ha ridimostrato che i 5 erano solo in Champions. Tu soffri Borrelli.
che Borrelli è più attendibile e preciso di Fabio. C'è una particolare: i tre gol che ha fatto sono negli ultimi anni, non aveva preso in considerazione l'anno con Conte. Questo dimostra che siete tutti interisti. 1-0 per l'Inter. No, io la mano sul fuoco la metto su tutti. Lo sai chi è un tifo per su Bergigia, si può ragionare con la propria su Ferri. No, io metto due, tanto tante. Io parlo sempre di quel triolino. Io gli altri due non li cito. Al trio, il trio. Io di Comi so che è del Toro, Vinci del Milan. Gli altri tre. Ma chi sono? Ma io sarei interista. Io sono interista. Allora, non è beccato uno interista. Neanche uno. Però ti infili. Marcello, l'unico interista vero è Michele Borrelli. No, vabbè, c'è l'ultimo messaggio di Borrelli che è. Posso dire che l'unico interista vero di quelli che ha citato lui è Michele Borrelli, che è quello che coi numeri ha già vinto 27 scudetti. Giacomo, che è con noi. L'ultimo messaggio di Borrelli praticamente è una pietra tombale. Aspetta, io lo leggo perché sono stato nominato suo portavoce ufficiale stasera. Come questo? È 2-0 a casa. È un missile Patriot su Chiri. No, ma dico 2-0 a casa. Sì, ma facile. Allora dice. Però i numeri che oggi farebbero innervosire Marcello sono quelli della semestrale dell'Inter di oggi, più 22, un utile di 22 milioni, mentre la Juventus ha chiuso a meno 95 la semestrale. E Zang agli arresti. Ambasciatore non porta pene. E Zang non può mettere piedi in Italia, altrimenti viene subito notificato il procedimento. Questo è troppo. Scusa Paolo, devi prendere. Ambasciatore non che vada in galera, ma insomma ha questo problema di semestrale. Cioè Borrelli non molla neanche sulla semestrale, Borrelli, hai capito? No, sulla semestrale ha ragione Borrelli. Ma ci spieghi, ci spieghi i 600 milioni che deve in giro il suo presidente? Ci spieghi perché da giugno di 2023 non si fa vedere in Italia? Ce lo spieghi Borrelli? Mandi il messaggio al suo portavoce. Non puoi metterlo in contatto con Borrelli. Mandagli un messaggio su WhatsApp, Marcello. Dili se ti può chiamare. Spieghi più 22. L'unico club che vince la seconda stella con 19 scudetti. L'unico club al mondo che vince la seconda stella con 19 scudetti, record. Sul campo ha ragione perfettamente. Alleanza, la santa alleanza, vinci. Qui il Patriot non arriva. 19 ne ha vinti. Il Patriot non arriva, quindi rispetta le sentenze. Non arriva di Borrelli. Sono 20 perché devi rispettare. No, una è stata attribuita. Attribuita dal compianto. Scusa, Paolo, scusa, ma se dovesse mai vincere quest'anno il campionato l'Inter? L'ha già vinto. Quante stelle ha? Due. Però 19 sono gli scudetti. Ma e allora anche chi gli dà la stella vuol dire che no, sono... No, perché gli fu attribuito a tavolino uno scudetto revocato. È contraddittorio. Perciò chi gli dà la stella è uno che gliela dà gratis. Sto dicendo semplicemente sul campo. A fine campionato Paolo gli dà la stella senza avere un merito. È stato meritato lo scudetto. Comunque gli scudetti sono 19 sul campo, ho detto, uno a tavolino, come disse Mourinho. Ma ne ha vinte di scudetti a tavolino? Prego? Ne ho visti vincere tanti a tavolino. Scusa, vuoi che te ne dica uno? Nel lontano 36 ha vinto lo scudetto il Torino, gliel'ha levato senza motivo, gli è andato ingiustamente. Devo andare in pubblicità, domanda di Chirico. Io credo la giustizia, vuol dire che allora bisogna essere coerenti, si crede sempre, si crede mai, si crede ogni tanto. Io sto raccontando una cosa che è successa al Toro, perciò io credo la giustizia. Perciò se gliel'ha levato e l'ha dato un'altra squadra, che mi sembra era Bologna, giusto così, dici? Era giusto così. Ma infatti il Toro invece dice che non è giusto. Il Toro, che dovrebbe essere la tua squadra, che tu dovresti difendere, invece dice che non è giusto. Giacomo, dovrebbe essere. Hai detto dovrebbe essere. Sentiamo no, ma sai perché noi del Toro crediamo nella giustizia, a differenza tua. Tu non sei del Toro. Io sono del Toro tutta la vita. Allora, aspetta. Tu non sei del Toro, tu c'hai solo questo. Del Toro, c'hai solo queste. Facciamo la prova del 9. Sai qual è il problema? Queste. Che si vedono più a te, perché io con i capelli ce l'ho. Comi, tu che sei del Toro, quello scudetto, come lo revocato a tavolino. Se gli ricordi che cacchio ne so, sei un non parliamone più, dici.
per una parola detta da un giocatore non si sa. Con l'altra non si sa anche lì non si una sa. Cosa all'epoca vergognosa fu una quindi, cosa vergognosa e ingiusta non esatto, bisognava togliere lo scudetto al Toro che l'aveva vinto meritatamente allora, che un giudice era di Bologna ed era della federazione sì della federazione diede lo scudetto poi al Bologna e quindi questo fece scaturire un quindi, però insomma, Antonio, la Antonio noi che siamo allora, avanti noi del Toro crediamo alla giustizia ma insomma noi crediamo alla giustizia ma raccogli la provocazione di ricorso per cercare di recuperare vedi che le sa le cose vedi allora, che Comi le sa le cose tu no vedi che sa lui che è vero granata lui è Borella Borelli del Toro tu no e comunque ti volevo dire che Antonio è Borelli del Toro no ascoltami invece di fare le battute ascoltami le battute Antonio ascoltami, ascoltami bene. Tu hai accusato dicendo, ma allora tu dici che la federazione fa i favori all'Inter. No, non l'ho fatto così con le mani. Sai che gli ha dato lo scudetto 2004-2005 alla tua squadra? Chi? Sai chi l'ha dato? Il commissario straordinario della federazione nel 2006 che era, guarda caso un ex componente del consiglio d'amministrazione dell'Inter. Eccola lì. Giovanna, 10 secondi. 10. No, vi dico una roba che praticamente ribalta lo studio, vai. Perché Borrelli neanche anche per Paolo Vinci. No, dopo sai la che pubblicità, ti dice? Veramente? Sì, allora, ha detto che il Milan nel 1906 ha vinto lo scudetto a tavolino contro la Juve che non si presentò. Non farmi parlare dell'Inter, per favore. Giovanna, per favore, prima di andare in pubblicità, non so se sono d'accordo dall'altra tribuna. Ben ritrovati, Vinci. Vuoi difenderti da questo fuoco di fila che arriva dall'esterno? La Juventus non si presentò dopo un torneo. Quindi vinceste a tavolino. No, vincemmo a tavolino. Cosa è successo, Vinci? Cosa è successo? Nel 1906 il Milan vinse il suo terzo scudetto vincendo a tavolino perché la Juventus non si presentò alla finale dopo aver perso quarti di finale e semifinali in Milan vincente. Quindi il Milan vinse tutte le partite. Cosa stai dicendo? Il Milan vinse tutte le partite. La Juventus non si presentò. Erano due partite e si pareggiavano. Ma la Juve non si è presentata. No? E quindi, allora, quindi la Juve non si è presentata perché loro dicevano, la Juventus dice, era stata andata e ritorno, e avevano vinto una volta la Juve, una volta il Milan, allora disse la bella la facciamo in campo neutro. Loro volevano farla a casa loro. Allora la Juve ha detto no, non veniamo a giocarla a casa vostra. La Lega stabilì che fosse fatta a Milano per ragioni di ordine pubblico. Sempre amici vostri, allora gli unici che non hanno rapporti con la Lega la Juve, perché l'Inter ha rapporti, il Milan ha rapporti, il Genoa di Fabio c'ha rapporti, ma noi ci hanno mandato in Serie C quali rapporti? Sto parlando di 116 anni fa, 118 anni fa anzi, quindi il discorso è molto diverso. Comunque non è l'unica, comunque nessuno gli ha dato lo scudetto a tavolino. Comunque uno scudetto a tavolino, io non lo sapevo. Ringrazio Borrelli per questa importante informazione storica. Avete lo scudetto a tavolino, bravo. Ma l'Inter è fuori, sono 18 sul campo più uno se a tavolino. Per questo Fabio, Borrelli che è fazioso, allora l'applauso finale prima di andare in pubblicità che abbiamo fatto l'ha meritato. L'applauso, io lo rifarei. Ma Borrelli è fazioso, io lo rifarei a fine puntata. Blitter ha anche un altro aspetto importante, che l'Inter in un campionato che non ricordo arrivò ultimo in classifica e doveva essere retrocesso. No, che poi ti risponde, non dirlo più, sennò allora poi non dite cose. Scusa, non entrano più messaggi Paolo, esterni. Se dici le cose sull'Inter devono essere precise, perché noi abbiamo il nostro amico Michele, è la Cassazione. Marcello, questa trasmissione sta diventando troppo filo interista, è vero? No, è sempre Interchan, sono tutti dei lacchè di Borrelli, tutti lacchè. ma da quando hai fatto il denuncio a Marotta di volerlo prendere e ha due anni di tempo, perché poi Marotta ha annunciato che se ne andrà dal Lì. Giovanna, siamo accusati di essere tutti dei lacchè di Borrelli, tutti tranne Chirico che lo soffre. Ritorniamo anch'io, non sono la che dice. No, anche Comico. Neanche Comico. Io sono dalla parte opposta di Angelo Borrelli. Specifichiamo bene i lacchè di Borrelli.
Ferri, lacchissimo, Fabio Verba, lacché, e poi c'è il portavoce di Bordi, che è portavoce. Sta facendo un lavoro giornalistico, devo dire la verità. No, anche però, perché, Giovanna, permettimi di dire questo. Io quando ci sono questi personaggi come Michele, che sono precisi, corretti, e ogni volta che parli di un numero lui lo sa, io li ammiro questi qua, io li ammiro. Allora, anche perché ciò ci ha rivelato, io non lo sapevo, che il Milan ha 18 scudetti sul campo. Io non lo sapevo, Antonio lo sapevi? No, non lo sapevo. Neanche Antonio lo sapeva. No, è un grande professionale. Uno scudetto a tavolino. È diverso la finale. Io non volevo infierire ancora su Marcello, perché poi ne ha... È arrivato un altro messaggio? No, ne ha avuto ancora per te, perché quando tu... hai detto che Guido Rossi era nel CDA dell'Inter, eccetera, no? Vero. Ha sbagliato. Però dice, sempre Borrelli, era così stimato come professionista che nel 2007 fu chiamato come consulente dalla Fiat. Guido Rossi. Appunto, e allora cosa c'entra? E poi dopo finì la consulenza e andò a fare comunque il rappresentante del CDA dell'Inter. Cosa vuol dire? No, la consulenza alla Fiat arriva dopo, Marcello. Paolo, chiama Borrelli. Se prima cioè lui dopo. Dice, dopo. Era talmente dopo. Super partes che poi la Fiat nel 2007, lo quindi vabbè, dopo. Allora, che poi lui sapesse fare il suo lavoro è un conto, che insomma nel 2006 a tavolino non lo scudetto. La pagina del 2006 che è stata Sì. Da tutti i punti di vista, ovunque, tutti i giri, sono robe della Fiat. Cosa c'entra la Juve? Robe degli Agnelli, robe loro. Mi dite, allora, abbiamo fatto un preambolo. Però di Lautaro e di Costa Curta. Bravo. Allora, su Lautaro mi sembra di capire che un po' tutti, con motivazioni diverse, siate d'accordo nel dire che rispetto a Mbappé, a Lewandowski, a Holland, abbia un qualcosa, anche Griezmann in Europa ha eliminato, ha un qualcosa in meno. Siamo tutti d'accordo, eccetto Giacomo, a questo punto, che Costa Curta abbia ragione. Non voglio, allora hai ragione Vinci, ma io faccio un altro discorso, perché anche Giacomo, secondo me, al netto della provocazione, del commento tranchant di Costa Curta, se io gli chiedo rispetto a Holland, Mbappé ha uno step inferiore. I numeri in questo momento parlano chiari, però io sono convinto che è un giocatore che può migliorare, raggiungere. Ma anche tanto, non poco, tanto. A questo punto andiamo a vedere che cosa, perché ormai non è la prima volta, dice Lautaro quando viene interrogato sul suo futuro. Perché da qui scatta la domanda che in primis voglio fare a Bargigia sul suo futuro, appunto, ma anche in generale sul suo modus operandi e parlandi, permettetemi questa espressione. Sto vivendo un bel periodo, non immaginavo di arrivare a questo punto, anche per tutta la storia che il club ha con i giocatori argentini. Ho avuto la possibilità di passare 6 anni qui, ora voglio essere presente nella storia dell'Inter. Olimpiadi, se avranno bisogno di me ci sarò sempre, sono sempre disponibile per l'Argentina, do il mio meglio all'Inter per stare in questo posto, è un privilegio, sinceramente da bambino uno sogna di vestire questa maglia, ascolta l'inno. Allora, nel senso che qui è focalizzato soprattutto sul discorso Olimpiadi che fa tremare l'Inter. Poi sul discorso futuro ci sono altri passaggi in cui continua a dire spero di rimanere, ma io dico, se hai, figlio mio, 2 anni ancora di contratto, perché speri? Vabbè, speri di avere l'aumento, se non dovesse, se dovessero rompere su un rinnovo del contratto, che al momento non è prevista una rottura, ma l'unica cosa è che è chiaro che va per le lunghe, perché ha fatto questa richiesta importante e l'Inter sta vedendo in che modo, in che tempi, come arrivare a questi famosi 10 milioni, no? Poi oltretutto in un momento in cui l'Inter sta verificando anche questioni legate all'eventuale rinnovo del prestito, che sembra però non funzionare, oppure a rinnovare il prestito con un altro istituto, oppure chi lo sa. Quindi secondo me è chiaro che non poteva, si è capito che non poteva essere una cosa veloce il rinnovo a certe cifre, però è ovvio che se ci dovesse essere rottura, è vero che lui ha 2 anni ancora, però se c'è rottura allora alla fine va sul mercato. Perché non è che ti puoi permettere di tenere un giocatore così importante e farlo andare un anno dalla scadenza, questo è ovvio. Quindi contempli questa possibilità. Oppure non c'è rottura e va lo stesso sul mercato. Perché arriva l'offerta irrinunciabile. Certo. Ma vedranno... ci va quest'anno. Sì. Perché poi non ci va l'anno prossimo un anno dalla scadenza, no? Che vale meno. Cioè, è una cosa virtualmente delicata, secondo me...
arriva il rinnovo. Sì, però... ma fai dormire Borrelli stanotte, per favore. No. Perché? Ma però scritto non è ancora, così. No. No. Però Paolo, sì, io ti conosco. Se te l'avessi chiesto un mese fa, saresti stato più, cioè, più sicuro nel dirmi il rinnovo arriva. Adesso questo tira e molla, Marotta che dice no, ma tranquilli, il procuratore continua a parlare, lui che continua a parlare. I suoi rendimenti che sono altalenanti, perché in Champions non brilla, ma i 10 milioni li vuole, che lo metterebbero, no, a livello... Certo. Insomma, è un qualcosa che va ancora definito. Ecco. Va definito dentro ad una società che, come vediamo, ha delle entrate importanti, perché la finale di Champions, il mondiale per club, eccetera, eccetera. Però sicuramente, avendo un'esposizione debitoria con un prestito molto alta, deve fare dei conti molto ragionati. E, vabbè, tra l'altro in verità in teoria non hanno ancora rinnovato nemmeno Barella, cioè che però è un odore di rinnovo, per esempio. Beh, secondo me c'è un anno in più, mi sembra, Barella. C'è un anno in più di contratto. Ci sono delle tempistiche comunque. Però Paolo, posso dirti, io penso che non è una cosa che non si sa. Un contratto di a questo livello credo che non sia semplice dall'oggi al domani. Ah, certo. Cioè è una situazione un po' particolare. Poi abbiamo detto tutti che in questo momento non solo l'Inter, parlando dell'Inter, comunque devi stare attenti con dei conti. Mi sembra che la società negli ultimi anni ha dimostrato che con la campagna acquisti e vendite, con i parametri zero, dico uno su tutti, Onana, con parametro zero ha venduto 50 milioni, ha venduto Brozovic, perciò ti dico, sono stati bravi nonostante la situazione economica in questo momento. Però tornando a Lautaro, e finisco, credo che un contratto, non solo per Lautaro, ma per tutti questi tipi di contratti, non l'ho mai visto dalla mattina alla sera finire un contratto del genere. Ma io mi chiedo, quando sento Capello che dice io non ho i trofei in casa perché facevo il mio lavoro e quindi non penso di dover glorificarmi di una cosa che faceva parte dello stipendio che prendevo e del lavoro che dovevo fare, forse un'esagerazione, ma mi chiedo, ma questo contratto, questo aumento di ingaggio, è così impellente? Cioè ha fatto il suo dovere e secondo me l'ingaggio che prende può essere anche considerato in linea con questo dovere, no? Che sta facendo Lautaro, è così necessario, mancando ancora 2 anni di batter cassa? Non so, chiedo, poi magari mi dite come, mi dice no. È anche un aspetto societario. È sottopagato. Nel meccanismo di funzionamento del calcio di oggi, bisogna chiedere un contratto che scade tra 2 anni, vuol dire che quest'anno è il momento di rinnovarlo, perché sennò poi l'anno prossimo, l'anno dopo, vai a un anno dalla scadenza. Fabio, con giocatori di questo livello non puoi aspettare l'ultimo anno. Esatto, è chiaro che su giocatori come Lautaro, ma come lui ce ne sono altri, cioè... quelli che per le squadre italiane sono i top player. Io credo, Fabio, penso che appena... a un Vlahovic per la Juventus, un Lautaro per l'Inter. Sì, ma tu glielo puoi prolungare, ma non a 4 milioni in più. E allora, è chiaro che tu gli proponi il rinnovo e il prolungamento del contratto. È evidente che il giocatore ti chiede un aumento, anche perché rinnovo del contratto significa che in quel momento, una volta che hai rinnovato, se arriva una delle grandi della Premier o qualcuno del genere a farti la grande offerta... tu società sei forte del contratto prolungato e comunque, puoi fare una anche perché per l'anno prossimo parlando di società comunque è già entrata in funzione, perciò l'anno prossimo arriveranno anche dei giocatori a parametro zero, uno su tutti Zielinski e Taremi. Taremi, perciò ti dico, la società sta lavorando non bene di più, però è chiaro che un contratto di quelle cifre io credo che sia molto 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 difficile. Come ha detto Fabio, c'è la domanda e c'è la proposta poi della società, perciò tu tratti, io credo che non sia tanto semplice. Aspetta, fatemi fare questa domanda, perché secondo me il palcoscenico internazionale è un palcoscenico proprio molto importante, forse più di quello nazionale per il mercato, specie di un attaccante. Chi ha il coltello da parte del manico, Comi, secondo te? Lautaro, forte del fatto che non dovesse rompere con l'Inter, avrebbe... X chance di andarsi a ricollocare in un'altra grande squadra, oppure l'Inter che insomma forse no, sa che queste opportunità non sono così. Ma io credo che nessuno dei due ha il coltello dalla parte del manico, perché Lautaro, sentendo quello che dice tutto quanto, avrebbe piacere di rimanere all'Inter, sta cercando in tutte le maniere di rimanere. Nello stesso tempo l'Inter deve fare delle valutazioni future per capire se Lautaro sarà veramente il leader assoluto di questa squadra. Perché se pensa che sia il leader assoluto, allora gli farà il contratto.
altrimenti cercherà di tergiversare un attimino. Lui dall'altra parte è campione del mondo, è osannato dai propri tifosi e ha le aspettative. Tiracolo di... su Municipio. C'è da dire Antonio, che dalla narrazione, che oramai è anche confermata, insomma, cioè comunque l'Inter vuole rinnovarlo e una proposta gliela fatta, cioè erano arrivati ad 8 più bonus, no? 8 più bonus non facili per potenzialmente arrivare a 10. Invece sembra che lui, cioè il suo agente, Camagno, insomma, lui e il suo agente, vogliono una garanzia sui 10 a stagione nel rinnovo, ecco. E non sono, sai, pochi. Sembra, dici, ma 8 più 2 è 10, però all'ordo incidono tanto, certo. C'è una differenza. 10 diventano 20 più... Ecco, esoso Lautaro o l'Inter dovrebbe adeguarsi a quello che è il valore di mercato di un Lautaro? Chirico, poi vado in pubblicità, volo, sono in ritardo. Sta venendo sonno con questa storia di Lautaro. Non è la verità. Sai che ha chiamato Borrelli, vorrebbe intervenire. No? Fai intervenire Borrelli al mio posto, tanto lui non dorme. No. Ma sì, ma poi alla fine Lautaro, cioè, c'ha ancora 2 anni di contratto, stiamo qua ancora a parlare di questo benedetto contratto da un anno. C'ha 2 anni di contratto. Ma se non rinnova è dura, Se non rinnova quest'estate è un casino. Ma lui continua a giurare, che spergiurare che non ci sono problemi e che rinnova, metterà sta benedetta firma, no? Cioè, così dice lui, Quando, sì, alle sue condizioni. Alle sue, non mi ha confermato Bergigia. Noi andiamo in pubblicità. Però alle sue condizioni, però scusami. È fine, ma scusami, se lui è il leader di Chirico, Perché lui la vede in un'altra maniera. Sta dicendo una cosa, ma sta pensando un'altra cosa. È vero o no? Guarda grande Comi, grande Antonio. Grandissimo, ormai c'è feeling tra i due. Pubblicità, torniamo subito. Ma ce lo fate capire anche noi cosa sta pensando? Ben ritrovati. Allora, scateniamoci ancora sui colori nero-azzurri di Michele Borrelli. Così, abbiamo Michele Borrelli ancora. In diretta, scherzo. Così li voglio. Stasera, no, veramente, tra Inter Fan TV di Borrelli e la nostra, cioè, non c'è differenza. No, stiamo parlando solo di Inter, dall'inizio della trasmissione. È la prima classifica, sta facendo dei record pazzeschi. Ma io sai che guardo sempre il lato, insomma, non dico quello che non va proprio benissimo. È passato un po' sotto traccia, ma quando Marotta, il direttore amministratore delegato del club primo in classifica, dice così seraficamente, io mi aspettavo un Marotta legato ai colori nerazzurri a vita, essendo giovane, con la voglia ancora per 10 anni di fare il dirigente e di farlo all'Inter. Marotta dice, e cade un po' nel dimenticatoio, grazie del giovane. Fra 2 anni, quando terminerà il mio contratto con l'Inter, mi occuperò solo dei giovani. Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato. Dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbe a coinvolgere anche la famiglia. Insomma, fai buon samaritano. Avrà un ruolo nel governo dello sport, avrà quel che vuoi. È vero che non ha detto vado a fare il dirigente in un'altra squadra di calcio, società sportiva. Però io che lasciasse l'Inter, e qua abbiamo... scripta manent, però, mi sono stupita. No, vabbè, Giovanna, però adesso, ma secondo me a livello mediatico la cosa ha fatto rumore, perché c'è stata questa dichiarazione che da alcuni organi di stampa è stata quasi messa insieme a perché Zang. Era il giorno della sentenza di Zhang, no? No, quello no, anche perché lui lo saprà Zhang. Ma comunque il contratto dire. Fino al 2027, cioè non ha detto che va via domani, 2027. Beh, lui dice fra 2 anni. No, lui a novembre ha rinnovato fino al 2027. Marotta ha il contratto fino al 2027, da quello che so io. Ma scusami, poi se Borrelli ci vuole smentire, ma io so che fino al 2027. Non chiamare più Borrelli, ma non chiamare più Borrelli, prego. Ma mandalo a dormire, Borrelli. Sono le 11:30, mandalo a dormire. Ma può essere anche che Marotta sia stanco di fare il dirigente. No, ma scusami, ma il 2027 non è... Ma lui dice fra 2 anni. Sì, ma Paolo, non è che noi abbiamo messo insieme, qualcuno ha messo insieme. Cioè, il problema è che, guarda caso, il giorno prima esce la sentenza su Zhang e i creditori, il giorno dopo Marotta fa quella dichiarazione. E uno dice, ma com'è che i tempi, no? Perché ha aspettato, non poteva dirlo, visto che se ne ha il contratto fino al 2027, poteva dirlo anche a fine campionato, dice, guarda, abbiamo vinto il campionato, però io voglio dirvi che nel 2027 concluderò la mia esperienza qui all'Inter. No, lo dice il giorno dopo, probabilmente per spostare l'attenzione più su di lui che su Zhang. Cioè, io faccio il giornalista come te, quindi capisci che cerco sempre di vederci qualcosa nella concatenazione degli eventi, no? Era a margine di un evento a Varese, diciamo, che era incentrato anche sulla
sulla sua figura, cioè non lo so, voglio dire, però è chiaro che sta roba ha creato un po' di cortocircuito, ma 2026, analizzando mente fredda è comunque uno che ha rinnovato fino al 2027, ecco, cioè secondo me... No, ma hai ragione Paolo, tra l'altro confermo 2027, quindi il virgolettato fra due anni, magari bene, lui ha detto a fine contratto, il giornalista ha riportato fra due anni, questo ci sta, il contratto fino al 2027. Sì, ma perché deve dirlo adesso? Ma perché adesso? Devi dire che non farai più dell'Inter? Perché? Ma perché deve dirlo adesso? Ma perché deve dirlo adesso? Perché secondo me, Marotta... No, mi sono chiesta come mai deve dire da qui a tre anni che arriva l'addetto stampa dell'Inter, che ci dice ma dato che ho sentito Marcello Chirico, vedi perché, guarda caso, lui ha fatto tutta la sua teoria. Allora io ti dico, io invece credo che se lì c'era un giornalista e gli fa la domanda... Lui può rispondere. Perché non può rispondere? Ma sapete perché? Tu che devi sempre andare a trovare dei cavilli, no, ma sai, voleva nascondere la cosa. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, se c'è Marotta, un giornalista gli fa la domanda, perché è sbagliato che lui risponda? Perché nel 27 compie 70 anni. Allora? È sbagliato rispondere che a fine contratto va via? Va via a 70 anni. Allora? Ma non mi interessa. È sbagliato. No, non è sbagliato. Paolo, sto dicendo, quando doveva dirlo? Doveva dirlo quando vogliamo noi? A fine campionato? Oh, ma non si può dire. Quando doveva dirlo? Però, ecco, no, in quello che mi hai detto, Giovanna, c'era un errorino perché hai detto che Marotta era giovane. Beh, a 67 anni. No, beh, io voglio... No, nel senso, lui, secondo me, a 70... No? Hai sì, mente ho di capito, fare ma Paolo, cose, perdonami, no? Paolo, ma perché se io sono Marotta e tu mi fai la domanda, io ti rispondo, ti dico, tra tre anni a scadenza di contratto... E io posso dire che avere una notizia così tre anni in anticipo mi ha stupito da un dirigente... Ma non dire... è così strano. Ma perché? Perché allora perché? Parliamo di. No, perché è strano? Perché è strano? No, non è così io strano. Lo immaginavo... No, è dalla tua. Io lo immaginavo ancora alla guida di una società. No, che si... allora il tema è: parliamo dell'amministratore delegato di una delle società più importanti d'Italia. Quindi, come ruolo, come importanza, a parte come importanza mediatica che è enorme, ma come importanza di patrimonio e di business gestito equivale all'amministratore delegato di una grande azienda in altri settori che non hanno il riscontro mediatico che ha il calcio. Quindi trovo abbastanza normale che un dirigente ti dica che quando sta pensando nella sua testa, quando arriva alla soglia dei 70 anni, di dire vado a fare altro. Non a caso in quell'incontro pubblico ha parlato tantissimo di sport giovanile, di giovani. Ma l'ha dichiarato, quindi... Fabio? Sì, l'ha dichiarato. Ma io non ci vedo esatto, niente è possibilissimo che nella sua testa ci sia a 70 anni smettere il lavoro quotidiano di gestione di una società agonistica. Perché vuole occuparsi di altro. A progetti più ad ampio respiro. E ci sta a maggior ragione, cioè un dirigente in quel ruolo, una scelta di questo tipo non la fa dall'oggi al domani. Perché c'è bisogno di fare un lungo lavoro di preparazione sia per la società che lascia, sia per l'eventuale incarico che andrà a prendere. Ma può essere anche un atto, io non l'ho vista come mi sono stufato dell'Inter, mi avete spremuto come un limone per potuto fare il presidente. Tant'è che dice, ci resterò fino può fine essere contratto. Anche una cosa di amore, perché dopo l'Inter non voglio scusa, più gestire Giovanna, nessuna però, squadra, quindi può essere anche... Sì, Giovanna, no, io mi sono solo stupita Giovanna, che molli il ruolo di amministratore. Scusa, di se lui era stufo non firmava un contratto da poco. Ma infatti non mi ha stupito. L'ha appena rinnovato. Se uno era stufo di star lì, faceva scadere il contratto e poi se ne andava. Cioè lui ha deciso e ha programmato, come ha detto Fabio, secondo me, la sua carriera pensione, diciamo, fino alla fine del contratto con l'Inter. Mi aspettavo più lunga, me l'aspettavo. Io questo mi metto, sto dicendo. Abbiamo che... qui in studio, abbiamo gli avatar di Borrelli, no? Che è tutto normale, quello che succede all'Inter è tutto bellissimo, tutto calcolato, tutto normale, però tutto lirico. Sogna Borrelli. Cioè, capisci? Cioè, sì, voi siete gli avatar di Borrelli, capisci? Ma perché non è così, tutto quello che viene... Noi cerchiamo di metterci un po' di pepe, di vederci qualcosa, io e Giovanna, di fare i giornali. I giornalisti, come tu hai fatto il calciatore, io faccio il giornalista, capisci? Ecco. Allora, noi gli opinionisti, noi facciamo gli opinionisti. Fai l'opinionista interista, opinionista fa rima con interista. Può anche essere.
Ecco. Però non, allora, ve lo dirò aspetta, quando... Fammi sentire no, il sai quando lo dirò? Sai quando lo dirò? Quando sarò a fine carriera. Anche tu? Quando, fra 10 anni? A forse. Fine carriera lo dirò. Vai, Comi, ma scusate, dimmi, dimmi. Uno dice... Uno... Vedi, va, vai, Comi, aspetta, parla tu, vai, Comi, parla... Aspetta, che sennò c'è... No, scusa. No, stiamo parlando di un dirigente, di un personaggio calcistico unico, di altissimo livello, che è partito dalla gavetta, col Varese, per andare poi in una città importante come la Sampdoria, ma non... una società top in assoluto e l'ha fatta diventare top. Dopodiché va alla Juventus, con la Juventus raggiunge dei risultati importantissimi, va all'Inter, riesce a raggiungere risultati importanti anche con l'Inter, quindi questa dichiarazione la vedo quasi come una nuova motivazione della sua esperienza a livello calcistico o politico, perché no? Perché può essere un discorso molto più ampio. E questo potrebbe essere una cosa di grande motivazione per una persona come... Infatti sarà presidente della federazione, ci faccio una scommessa, che quando avrà 70 anni lui diventerà presidente della federazione gioco calcio. Sì. Beh, perché su quello lui sta... Un grande arricchimento. E a quel punto, Marcello, sarà un vantaggio perché prevarrà la sua componente juventina o continuerà il complotto contro la Juventus di adesso perché prevarrà la sua parte interna? Lo vedremo. La sfera di cristallo, la sfera di cristallo. No, quando lo vedremo all'opera, userà la sua saggezza e la sua competenza. Anch'io lo credo, ma volevo apposta provocare il piangina lì che si lamenta sempre dei complotti mondiali. A me non piace la Juventus. No, guarda che Borelli so, sa cosa farà dopo. Io ho sempre sostenuto la tesi che io a me la Federazione Gioco Calcio non mi piace. L'hai sempre detto. Come sarà? Per iscritti. E con Marotta ricomincerà a piacerti? Dipende, non lo so, vedrà. Non dipende vedrà. Come si comporterà. Ma secondo comunque, te come sarà poi il VAR sotto Marotta? Non lo so, beh, fino a fra 3 anni, non lo so. Comunque volevo rispondere alla ferramenta lì, che diceva, ma la ferramenta è Ferri, la ferramenta, Ferri e tutti il resto, le chiavi inglesi, tutti il resto. No, ma se vuoi te ne vendo una, guarda, per mettere il parrucchino, sì, se vuoi. Volevo dire una cosa, siccome tu hai obiettato dicendo, ma ti hanno fatto una domanda, certo, lui ha risposto, certo. Sì, ma si può rispondere in mille modi, caro ferramenta. Ma perché deve rispondere come te, parrucchino? Ma no, può benissimo, no, dimmi, perché deve rispondere come vuole te. Ma io quando fanno la domanda a uno risponde come vuole. Tu invece hai già insinuato che guarda caso ha risposto così per nascondere la bordata che è uscita su Zhang. Hai già trovato un problema. Io no, invece. Per spostare, no. Perché è molto intelligente. Perché Beppe Marotta è molto intelligente. Ha capito che si stava per creare un problema lì. Si poteva scatenare un uragano su quella decisione del tribunale. Perciò di Milano, ha detto che pensa ad andare con i giovani. Perché sposta, c'era il problema. Però può avere anche su di lui, sposta l'attenzione su di lui in modo tale da dire dove andrà Marotta, cosa farà, perché però se ne va, capisci? Tutti stiamo chiacchierando di questo e non parliamo di Zhang che non può tornare in Italia. Se trovasse Giovanna, uno cattivo ancora, più di me, associerebbe, cioè dice questo perché ha un presidente che non può mettere piede. No, cioè, ma può essere anche controproducente averlo detto in concomitanza della sentenza del Tribunale Giovanna, di Milano. Scusa, dopo che poi lui lo sapeva. Dopo non è tutta che questa cosa che ha detto, l'avrei futuro. Detto così perché doveva nascondere quelle... Ma e se invece avesse risposto la verità? Ma sì, ma certo, ma può essere. No, come ma certo? Sì, magari... Ma certo. Sì, ma certo. Ma forse non hai capito un passaggio. Tu non capisci un passaggio. No, afferri, no, io ho capito tutto. Io li ho capiti Ferri tutti i passaggi. Ferri, i tuoi passaggi, afferra, no, i tuoi Ferri, passaggi che sono sempre sbagliati. Ferri, perché c'hai i piedi di legno. Ma io ti chiedo questo, ragazzi. Perciò io li capisco già prima che tu parli. Posso no, i piedi di legno ce l'avevi te, boscaiolo. E poi voglio fare una domanda a Paolo. I piedi di legno, boscaiolo. Beh, vinci. Poi voglio fare la domanda a Paolo. Tu cosa pensi del... dell'uscita di Marotta, ma spontanea, fatto, secondo me aveva, essendo anche il mio coetaneo peraltro, aveva un riferimento del suo compleanno, 70° anno, per completare un'opera. È chiaro che vuole fare qualcos'altro, non vuole andare in pensione a 70 anni. La pensione l'avrà acquisita per numeri, per contributi, per valutazioni. Presidente federale. Vuole fare qualcosa, Paolo, che Marcello ci anticipa, potrebbe essere il presidente federale. Qualcosa che ha a che fare con la politica del calcio, io immagino, perché è un uomo di calcio. Grazie, vuole coronare una carriera in questo modo. Non grido lo scandalo, secondo me
Non sono neanche d'accordo col fatto che avevo dovuto spostare i gravissimi problemi economici dell'Inter, che sono sempre più gravi, dovuti anche al frangente, alla situazione, alle scadenze infatti, sì, infatti, vedi, infatti Paolo, vedi che noi parliamo di Marotta stasera, non parliamo dei problemi gravi dell'Inter, come al solito di problemi gravi non se ne parla. Ma scusa, sì, ma se la domanda è su Marotta, quella di Giovanna allora, è stata, no, ma i problemi gravi la dell'Inter, domanda di Giovanna è stata, sono ma come ma secondo voi ci sono, Giacomo, perché fra due mesi deve rientrare di un Giacomo, prestito che scusa, adesso è più difficile da rinegoziare Giovanna, per la decisione Giovanna, Giacomo, scusa, sto rispondendo, sanno, sono evidenti, sto perdonami Paolo, la domanda di Giovanna non era la situazione economica dell'Inter di Zhang, era sulla risposta, dicendo, no, la domanda su era sulla risposta ma di Marotta. Ma forse non mi hai ascoltato, io ho detto non ha niente a che fare con i problemi di Zhang. Ma io sto rispondendo ragazzi, allora, allo sgabuzzino. Allora, posso fare una domanda? Paolo, per chiudere il discorso Marotta, ci ha dato due notizie in una, cioè che rimarrà a fare l'amministratore delegato solo con la maglia nero-azzurra, quindi non lo vedremo, no, in questo ruolo in altri club, cosa che magari fino ad oggi non potevamo escludere. E secondo te terrà fede, quindi rimarrà un ruolo istituzionale il suo, quindi non tornerà nell'attivo, non rimarrà nella parte attiva del calcio? Ma sai, quello che poi avrà, cioè le occasioni che gli si presenteranno nel 2027 non le possiamo comprendere, però secondo me il lavoro di amministratore delegato a questi livelli credo sia piuttosto usurante ed è anche logico pensare che a 70 anni, comunque dopo aver fatto bene, no? Alla Juve lo rimpiangono, all'Inter è riuscito a tenere la barra dritta e anche a vincere tutto sommato, no? Inventandosi ogni anno un mercato, lui e i suoi collaboratori, perché non è che è lui e basta. E quindi secondo me è comprensibile che lui non vada più a lavorare in un altro club, ecco. Ma secondo me la sua presenza fino al 2027 dovrebbe essere una garanzia per i tifosi dell'Inter qualora dovesse esserci un ipotetico, perché in teoria virtualmente ci può essere, no? Anche un passaggio di proprietà, perché non è detto che, cioè voglio dire, no? Che Zhang se va avanti così, Paolo, anche quello che ha detto Antonio prima, anche quello che ha detto Antonio può essere una cosa importante sul discorso che con stimoli diversi, magari un impiego diverso. Può essere, io credo che quello che ha detto Antonio può essere una strada percorribile. Sì, sì. Allora, è un progetto nuovo, quindi è stimolante. Dopo aver, anche perché, parliamoci chiaramente, dopo aver fatto l'amministratore delegato alla Juventus e all'Inter, può più solo andare al Milan, ma il Milan in questo momento qua non lo prende, quindi certo, a quel certo punto lì dove deve andare? Braida, però è riuscito Antonio, ad andare a Barcellona non più tardi dopo di due mesi fa, avevano cominciato a circolare le voci del possibile ritorno di Marotta alla Juventus. Questa dichiarazione sembrerebbe chiudere sì, definitivamente la porta. Non sì, era mai allora, stata però... Io devo andare in pubblicità. Sul insomma futuro dell'Inter, Marcel, ne parliamo da 4 anni, siamo tutti tre, quel che l'è. Deve rientrare, adesso il conto alla rovescia è arrivato, la clessidra si sta esaurendo, fra cos'è, a metà la situazione, maggio. La situazione, ma no, è drammatica, deve rientrare. Peggiora di giorno in giorno, ma solo per Borrelli, però solo per Borrelli è tutto rose e fiori, è più 22, solo per Borrelli è più 22.